Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Inizia un'altra settimana di cronaca, attualità politica rigorosamente in diretta qui su Antenna 3. Tanti gli spunti anche in questo lunedì, in una settimana che sarà cruciale soprattutto per capire se il nuovo governo Draghi si formerà sì o no. Diciamo che i botteghini danno per scontata la formazione del governo, ma ci sono ancora tanti interrogativi. C'è chi dice che il nuovo governo giurerà già nella giornata di venerdì, qualcuno ipotizza anche l'ora, mezzogiorno, ma ovviamente staremo a vedere. C'è poi la cronaca dal Veneto con questo primo weekend in fascia gialla, con la movida a tratti selvaggia che si è registrata in alcune città, soprattutto sabato pomeriggio all'ora dello spritz o comunque un po' con anticipo rispetto alla solita tabella di marcia. Di certo ne parlerà oggi il governatore Zaia a mezzogiorno e mezzo, perché tornerà a riunirsi l'unità di crisi di Marghera. C'è poi tanta cronaca su tutto l'operazione della Guardia di Finanza di Treviso, che ha inferto un duro colpo al lavoro nero tra i vigneti della Marca. Una doppia operazione delle Fiamme Gialle con ben 14 lavoratori irregolari impiegati nella potatura dei vigneti del Trevigiano. Sono stati individuati dai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Treviso in altrettanti controlli svolti nei giorni scorsi contro il lavoro nero. Due quindi, vi dicevo, gli interventi. Il primo ha riguardato sei lavoratori di nazionalità pakistana intenti a prestare la propria opera di potatori completamente in nero in un vigneto nella disponibilità di un'azienda agricola di Orsago, forniti in appalto da una ditta con sede in provincia di Pordenone. Il secondo intervento invece, concluso dalle Fiamme Gialle, questa volta di Vittorio Veneto, è nato dal controllo alla barriera autostradale della 28 di Cordignano di un veicolo commerciale a bordo del quale viaggiavano un afgano titolare di una ditta di casiera e 8 suoi dipendenti afghani e pakistani. Anche in questo caso le indagini dei finanzieri hanno permesso di accertare che l'imprenditore straniero aveva impiegato per la potatura dei vigneti presso un'azienda agricola viticola della zona tre lavoratori completamente in nero e 5 lavoratori la cui posizione di impiego è risultata essere irregolare. Tutti i dettagli ovviamente nel corso delle nostre edizioni, dove ci sarà ancora tanta cronaca. Parleremo anche di rapine e di un'importante operazione dei carabinieri. Ma quella di ieri è stata una giornata importante per l'Italia e per il Veneto in particolare, perché ieri si sono aperti ufficialmente i mondiali di Cortina 2021, il primo vero evento iridato a livello internazionale in questa travagliata fase pandemica. Quindi un primato per quanto c'è già, ma ci aggiorna su questa cerimonia di apertura la collega Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana. Buongiorno, buongiorno Cristian. Sì, lo dicevi tu, ieri ci sono stati i riflettori di tutto il mondo, a dire la verità, sulla blindatissima cerimonia inaugurale di Cortina 2021, che hai ben ricordato essere l'unico evento sportivo internazionale autorizzato in pandemia. La sfida più ardua evidentemente è quella di portare lo sport della neve oltre il Covid e di scrivere una nuova pagina di storia per la regina delle Dolomiti. Lo ha bene ricordato il sindaco Ghedina, che ha parlato di mondiali, simbolo dell'Italia che riparte e vince in un contesto in cui Cortina è di nuovo protagonista 65 anni dopo le Olimpiadi del 1956 e oramai in fermento per ospitare l'evento in tandem con Milano nel 2026. Ci sono stati grandissimi momenti di suggestione dal palco che è stato allestito nel piazzale della stazione per un evento che, ve lo ripeto, è stato veramente di grande impatto, pur
blindatissimo perché organizzato seguendo le indicazioni del protocollo sanitario, che è rigidissimo, 4 centri Covid, ogni giorno centinaia di persone in fila per il test rapido che deve essere preceduto da 2 tamponi molecolari da fare 10 e 3 giorni prima dell'arrivo a Cortina. Eppure la RAI ha dovuto cambiare i propri palinsesti per la positività di dei due telecronisti ufficiali, e questo lo sottolineo anche a beneficio di chi ha la tastiera facile e che anche ieri ha lasciato tracce abbondanti sui social sul gradimento della cerimonia inaugurale. Ma insomma, c'è da dire che al di là del gusto personale è giusto ricordare come si sta lavorando e che Cortina sta superando tutto questo. Inutile dirvi e raccontarvi, perché insomma l'abbiamo vista, certo, tutta l'emozione, si è sentita l'emozione della discesa del tricolore portato dai carabinieri del reparto sciatori di Cortina assieme agli uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza, e poi la storia di Cortina che da principessa è diventata regina, raccontata con molto col pathos dell'attore Francesco Montanari, poi la musica, Gabbani, Nannini, lo show del tenore dell'Arena di Verona. Insomma, è stata una cerimonia molto bella, di grande impatto, sotto la neve, nevicata fittissima, neve pesante, a tratti mista a pioggia, che purtroppo ha causato l'annullamento della prima gara in calendario, cioè la combinata femminile, e al momento non è stato comunicato se e quando sarà recuperata. Quello che vi possiamo dire è che in pista si è lavorato per tutta la notte fino alle prime ore dell'alba di questa mattina, quando evidentemente le condizioni sono apparse proibitive per la sicurezza delle atlete. Adesso a Cortina splende il sole, ma ci sono stati problemi importanti di visibilità, e per l'appunto non è stato possibile rendere la pista all'altezza di un evento che deve, come dire, mettere, certo, comunque in sicurezza le atlete. E a proposito di maltempo, Tiziana, ci trasferiamo, andiamo, e lo vediamo già dalle immagini in Val di Zoldo. Cos'è successo? Già, perché ieri pomeriggio, questa, come dire, la doppia faccia della montagna bellunese, c'è stata una nuova frana sulla 251 della Val di Zoldo, che ricorderete con l'alluvione dei primissimi giorni di dicembre, è rimasta chiusa per un mese abbondante. Ieri una discesa abbondante di materiale prima della galleria San Giovanni. Il sindaco di Val di Zoldo, De Pellegrina, ha subito sentito Veneto Strade. La 251 è stata chiusa e sarà riaperta a completamento dell'intervento di rimozione del materiale e di messa in sicurezza. Per conto di Veneto Strade c'è una impresa di costruzioni che sta lavorando e che ha rimosso il materiale anche questa notte, però come si evince, credo, dalle immagini che state, certo, facendo passare, l'acqua è molta e scende il colore di quest'acqua non è rassicurante. Nelle prossime ore saranno liberati i canali di scolo, si valuterà se consentire il passaggio a senso unico alternato. Il sindaco dice di avere pazienza, il rischio che in qualsiasi momento scenda materiale è molto molto elevato, la viabilità che è consigliata è quella alternativa, anche se ieri, nonostante gli avvisi alla prudenza a mettersi in macchina con le dotazioni invernali, ci sono state, certo, auto che si sono bloccate sul Duran e quindi hanno, come dire, chiuso una delle due opzioni per raggiungere la vallata zoldana. Devo, Tiziana, dire che grazie mille. C'è anche un'altra, prego, frana, scusa, alla Apoiatte, sì. Un'altra frana, dicevi? Apoiatte, Lago di Santa Croce.
Grazie davvero Tiziana per tutti questi aggiornamenti. Ovviamente ci teniamo in contatto anche per le prossime edizioni dei telegiornali. Grazie a Tiziana Bolognani da Belluno. Avete visto le due facce quindi della montagna. Torniamo all'apertura, alla nostra apertura dedicata alla politica, e non potrebbe essere altrimenti. Riprendono oggi le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi. Come sapete, sabato si è conclusa la prima, diciamo così, il primo turno con delle aperture importanti da parte delle principali forze politiche, soprattutto Lega e Movimento 5 Stelle. Oggi si riprende, oggi quindi il premier incaricato torna a incontrare i partiti più piccoli e domani appunto le forze principali che hanno dato appunto l'ok a questa operazione. Per fare il punto sia dal punto di vista, scusate il gioco di parole, politico che economico imprenditoriale, siamo collegati con Elisabetta Gardini, buongiorno, dell'esecutivo nazionale di Fratelli d'Italia. Buongiorno Gardini. Buongiorno a voi. E con Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia Rovigo. Buongiorno presidente. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, comincio da lei, Presidente Marinese, perché le aspettative delle imprese nei confronti di Mario Draghi sono altissime, è così? Ah, le aspettative sono altissime essenzialmente perché noi teniamo al nostro Paese, dobbiamo vedere di uscire da questa crisi pandemica, che è una crisi sanitaria, una crisi economica e una crisi sociale, e dall'altra parte mettere avanti i presupposti per poter affrontare i recovery plan, questi fondi che ci arriveranno dall'Europa per dare delle certezze alle nostre generazioni. Cioè, qui ci giochiamo il nostro Paese, è il futuro del nostro Paese, e in questa occasione una figura come la figura del professor Mario Draghi è una figura di grande credibilità e ovviamente di grande competenza, e dall'altra parte apre il tema di quelle che sono le aspettative di rendere un paese moderno, questa è la nostra aspettativa, di renderlo competitivo e moderno e attraente per i giovani e soprattutto per mettere quelle condizioni che pongono in essere la volontà dei giovani di restare in questo paese, di crederci e anche di intraprendere, perché fare impresa non deve essere un sogno, deve essere un qualcosa che è innato in tutti noi, considerando che siamo il secondo paese manufatturiero d'Europa. Gardini, vengo da lei, perché Fratelli d'Italia è stata coerente fin dall'inizio e di fatto è l'unica forza politica al momento che ha detto di no, l'unica grande forza politica che ha detto di no a Mario Draghi. Meloni dice faremo da sentinelle anche perché serve un'opposizione al Paese. Come si pone Fratelli d'Italia? Come si porrà, calcolando che poi la base di Fratelli d'Italia, come di buona parte del centrodestra, è costituita anche da imprese, da soggetti economici che hanno aperto una linea di credito, come abbiamo sentito da Marinese, proprio nei confronti di Draghi? Sì, tanto buongiorno a tutti. Credo che le parole di Vincenzo Marinese siano parole assolutamente condivisibili. Noi tutti quanti ci auguriamo che ci sia un cambio di passo fondamentale. Draghi dovrebbe chiudere la stagione dell'assistenzialismo, dei bonus, della spesa per fare investimenti, e noi ci auguriamo con tutto il cuore che questo riesca. La posizione di Fratelli d'Italia è stata chiara fin da subito. Ancora non sappiamo chi sarà a formare la squadra di Draghi, e ancora non conosciamo il programma di Draghi. Ancora due giorni di consultazioni, spero che tra domani sera e mercoledì si sappiano sia i nomi che andranno a comporre questo governo, che si continua a chiamare dei migliori, ma di fatto non sappiamo ancora chi ne farà parte, non sappiamo se sarà tecnico, se sarà politico, se sarà tecnico-politico, modello Ciampi, insomma non si sa nulla. Detto questo,
Fratelli d'Italia continua coerentemente a dire che non si andrà mai, che non andrà mai al governo né con i 5 Stelle né con il Partito Democratico, però continua a dire altrettanto coerentemente, a fare coerentemente quello che ha fatto fino ad oggi, a lavorare in Parlamento, perché visto che la nostra è, come viene ricordato sempre, del motivo per cui non si va alle elezioni questa volta ma si forma un governo tecnico, è una repubblica parlamentare, continueremo a dare il nostro contributo molto concreto e molto fattivo in Parlamento, dove continueremo a presentare le nostre proposte, a lavorare sulle proposte di Draghi che ci auguriamo siano sul solco realistico e concreto del rilancio dell'economia italiana, degli investimenti, perché quello di cui l'Italia oggi ha estremamente bisogno è proprio questo: investimenti, rilanciare il nostro sistema economico. Fratelli d'Italia da qualche tempo sta dicendo che dobbiamo puntare molto anche sul marchio Italia, che potrebbe permettere di salvare anche settori e aziende che oggi magari sembrano traballanti. Noi abbiamo un marchio che dà un valore aggiunto al nostro manifatturiero, alle nostre imprese, che nessun altro paese può vantare. Quindi c'è moltissimo da fare in questo senso, e se si lavorerà in questo senso il nostro apporto non mancherà. Lei sa che il nostro sì era condizionato al fatto che il governo fosse un governo a tempo, perché se il governo non è a tempo acquista per forza dei connotati politici, dove si ricade nella divisione che gioco forza si troverà in Parlamento. Lei pensi soltanto oggi, no, c'è i 422 immigrati che sbarcano al porto di Augusta portati dall'Ocean Viking. Voglio dire, sono tutte cose sulle quali il Parlamento ritroverà le divisioni che lo hanno segnato fino ad ora. Ma sui temi economici è lo stesso: taglia le tasse o metti la patrimoniale. Insomma, ci sono delle divisioni gravi all'interno del Parlamento che io mi auguro che l'autorevolezza di Draghi possa superare. Noi lo aiuteremo in questo. E Marinese, a proposito di temi economici, qual è la priorità per l'Associazione degli Industriali, per gli industriali in genere? Che cosa si augura? Tra l'altro, le borse hanno già dato un loro responso, lo spread probabilmente entro la fine della settimana scenderà ulteriormente, ma qual è la sua priorità in questo momento, Marinese? Beh, noi abbiamo una priorità comune, che è la priorità del Paese. Noi abbiamo un tema delle infrastrutture, questo Paese è in ritardo con le infrastrutture, sia materiali che immateriali. Dobbiamo investire sulle interconnessioni. È impensabile avere un Paese che è ancora diviso in due dal tema infrastrutturale. Se noi non leghiamo il Sud al Nord, non siamo competitivi. Se noi non investiamo sui porti, che sono di fatto l'import e export della nostra economia, commettiamo degli errori. Se non investiamo nelle opere immateriali, nel digitale, perciò nella banda larga comunemente detta, oppure nell'ultra velocità, non possiamo dall'altra parte chiedere alle aziende di essere interconnesse oppure di investire in industria 4.0, fondamentale perché c'è una rete che funziona. Se non investiamo nella formazione, noi abbiamo un problema demografico, siamo un paese vecchio, dobbiamo spingere i nostri figli a fare ancora di più figli, ma dobbiamo dare loro un'opportunità, e perciò ci vuole una grande formazione dal punto di vista scolastico, universitario, dal punto di vista anche dell'avvicinamento dalla scuola al lavoro. Cioè, i giovani sono la risorsa più importante che abbiamo. Diciamo, Marinese, quindi, che voi ponete sia il tema delle infrastrutture che quello delle materiali e immateriali e quello delle competenze, fondamentalmente, sul tavolo. Ma le dico di più, vedo presidente Confindustria Verona e Rovigo, Venezia è unica, non Verona, nella didascalia, così per... Però c'è anche... C'è anche un'altra cosa fondamentale per noi, sono le riforme. Noi non possiamo andare avanti con un apparato burocratico così impegnativo. Abbiamo assistito ai decreti per quanto riguarda la pandemia, ogni decreto minimo aveva 300 pagine, impossibile da leggere. Dobbiamo sburocratizzarci, è un tema che riguarda tutti noi, che riguarda il cittadino, e così anche la giustizia. Perciò dobbiamo investire i soldi per efficientarci, per investire sui nostri punti di debolezza, e dall'altra parte per riformarci, per essere più competitivi, perché alla fine le riforme ti consentono di essere più competitivi. Non possiamo discutere
discute da 30 anni su una riforma della giustizia e magari un imprenditore per avere ragione in tribunale non soffrendo aspetta 7-8 anni. E questo è un altro tema che è stato discusso qualche giorno fa con l'apertura dell'anno giudiziario in Veneto. Vi chiedo di pazientare solo un minuto, abbiamo qualche istante di pubblicità. A dopo. Di nuovo in diretta per fare il punto politico di questa settimana con Elisabetta Gardini, Fratelli d'Italia, Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia Rovigo. Tra l'altro, un pochi istanti fa è uscita una dichiarazione di Di Maio che dice: Movimento 5 Stelle decisivi nel Conte 1 e nel Conte 2 lo saremo ancora. Quindi di fatto il Movimento 5 Stelle che apre a Draghi, così come la Lega di Salvini, un Salvini particolarmente ecumenico, potremmo definirlo così. A proposito di Salvini, Gardini, questo appoggio della Lega a Draghi rischia di scompaginare il centrodestra? Guardi, il centrodestra sicuramente ha un suo valore aggiunto quando è unito, l'unità rafforza i partiti, le coalizioni, i paesi. Una debolezza dell'Italia, per esempio a Bruxelles, è sempre stata quella di andare disunita e mai compatta. Però diciamo che è già successo e che anche se avremmo preferito restare tutti insieme, questo non toglie che restiamo una proposta politica convincente e forte e coesa che si proporrà quando ci sarà dato di votare come guida del Paese, con una visione molto chiara per quello che è il discorso del rilancio che deve avere e la difesa del tessuto produttivo, no? I posti di lavoro, la libertà di impresa che in questo Paese faticano sempre e che continuiamo a essere insieme assolutamente nelle 14 regioni che governiamo come centrodestra. E saremo anche alle prossime amministrative insieme. E questo è un momento particolarmente difficile per il Paese. Credo che ogni scelta fatta dai partiti sia stata fatta, parlo della coalizione di centrodestra, con anche una sofferenza e anche una presa di responsabilità collegata poi alla propria storia. Fratelli d'Italia è sempre stato coerente nel dire mai con il PD e mai con i 5 Stelle al governo. Lei si ricorderà che Fratelli d'Italia è nato proprio anche sulla non condivisione dell'allora PDL di sostenere il governo Monti. Crediamo nella priorità della politica e pensiamo che la politica debba essere prima di tutto un rapporto tra chi la politica la fa attivamente, i partiti e i cittadini, gli elettori. Insieme si costruisce un paese avendone, condividendone una visione. Lei capisce che con 5 Stelle, Partito Democratico, noi non abbiamo le stesse visioni, dalla difesa della famiglia, una cosa fondamentale ha detto Vincenzo Marinese, noi che già eravamo fanalino di coda per natalità, abbiamo avuto un crollo, il peggiore, anche per la pandemia, per il Covid, un crollo tale che mette a rischio proprio la coesione sociale e quella solidarietà fra generazioni che è la base delle nostre moderne democrazie. Quindi ci sarà molto da fare, molto da lavorare e io dubito che le forze che sono oggi in campo e maggioritarie nel Parlamento, ma minoritarie nel Paese, abbiano quella cultura che va verso le soluzioni di cui il Paese oggi ha bisogno, perché difesa dei confini e difesa della famiglia, se andiamo nelle cose valoriali, negli orizzonti valoriali, supporto del mondo della libera impresa, della conservazione dei posti di lavoro, scevra di ogni ideologia. Io vedo che abbiamo su questo tema delle spaccature forti e che ancora chi ha i numeri in Parlamento ha dei numeri che sono nei palazzi ma che non corrispondono più alle esigenze del Paese e gli esprimono di andare alle urne
in modo completamente diverso. Linea molto, molto chiara. Marinese, immagino però che lei si sia fatto un'idea ben precisa della politica. Più volte ci siamo sentiti anche nel corso dell'ultimo anno, lei ha sempre monitorato la situazione. Gardini parlava di tenuta sociale, lei più di una volta ha detto che la tenuta sociale è a rischio. Ma guardi, io mi faccia fare tre valutazioni. La prima, a me non piace sentire che il Movimento 5 Stelle dica che è determinante per il governo Draghi. A me piacerebbe avere una politica diversa, una politica delle responsabilità. Prima ancora dovrebbe dire abbiamo sbagliato, perché il recovery plan l'hanno scritto loro, mica l'abbiamo scritto noi. È probabilmente da riscrivere, da luglio che ne riparliamo. La presidenza Draghi può aprire un altro scenario se si prova tutti a essere un po' più costruttivi, un po' più umili, ad evitare che maggioranze e opposizioni si azzerino all'interno del Parlamento. Io ho visto emendamenti presentati dall'opposizione bocciati quando c'è il governo giallo-verde, perché venivano dalle opposizioni, e dall'altra parte anche quando c'è stato il governo giallo-rosso, emendamenti bocciati perché venivano dalle opposizioni. Allora invece bisognerebbe mettere al centro l'idea che se una cosa va fatta e non dipende, non è importante da quale parte provenga l'idea oppure l'emendamento, se è virtuosa va fatta, e perciò io vorrei evitare, ma lo dico per il senso civico proprio che è nato dentro di me, di avere una politica che sale sul carro del vincitore e inizia a dire noi siamo determinanti. Voi siete stati, non lo siete stati determinanti, ci troviamo in questa situazione qui, abbiamo buttato alla finestra 170 miliardi di euro dalla finestra perché non hanno accontentato nessuno, e in un'azienda normale un amministratore delegato che butta dalla finestra il 10% del proprio fatturato scontentando tutti verrebbe mandato via e non si sentirebbe neanche determinante. Su questa cosa sono abbastanza critico e sarò molto fermo, perché determinanti invece sono state quelle imprese, quei lavoratori che nonostante la pandemia hanno contribuito a fare un rimbalzo del PIL ed evitare di perdere il 15% del PIL, e oggi ne perdiamo il 10, e quelle aziende che nel 2021 si approcciano sempre alla pandemia come elemento di costruzione perché guardano al futuro. E questo io chiedo alla politica, basta anche dire abbiamo sbagliato, ciò non vuol dire che non si può far politica, perché nella vita chi fa può essere che sbagli. Certo. Lei di fatto, Presidente, chiede alla politica di ammettere il fallimento. Io chiedo alla politica di essere umile, perché l'umiltà avvicina i cittadini alla politica, e noi abbiamo bisogno della politica. È impensabile andare avanti, pianificare il nostro futuro senza il supporto della politica, perché ognuno deve fare il proprio mestiere, ma se da una parte si stabilisce un principio dell'incoerenza e dall'altra va sempre bene perché noi siamo i più bravi, mi sembra che non facciamo un servizio utile al Paese. Allora, fra qualche istante ci colleghiamo con Marghera, vi chiedo però un'ultima battuta velocissima. Gardini, durerà questo governo Draghi? Lei è una politica di lungo corso molto, molto esperta, come la vede? Dura, non dura? Le forze politiche riusciranno a essere umili come invoca Marinese? Io raccolgo, e Fratelli d'Italia raccoglie sicuramente l'appello del Presidente Marinese. Lei sa che noi avremmo preferito andare al voto, il voto non è stato messo come possibilità. C'è anche l'altro discorso che noi avremmo potuto entrare nella maggioranza se fosse stato un governo a tempo, non è nemmeno questo, quindi io penso che questo governo nasca con l'intenzione di durare. Bisogna vedere se appunto i partiti capiranno che bisogna dalla maggioranza o dall'opposizione lavorare in modo concreto, e qui è nasce, diciamo così, la mia perplessità, perché noi abbiamo in Parlamento delle forze politiche che hanno delle profonde divergenze e spaccature, e non ci sono i numeri per avere una maggioranza coesa, ed era il motivo per cui noi avremmo preferito il voto. Detto questo, Fratelli d'Italia farà proprio questo,
giudicherà i fatti e continuerà a lavorare, a supportare quelle proposte che riteniamo concretamente rappresentino il bene del Paese. Lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo, e ci auguriamo che, se facendolo tutti quanti, con un programma di Draghi che al più presto conosceremo, si riesca a dare al Paese quelle risposte che aspetta. Però una cosa mi permetta di dire: si continua a parlare del fallimento della politica, mi permetta una considerazione di parte. Qui abbiamo il fallimento di una certa politica, perché dal 2011, quindi sono 10 anni che il centrodestra non governa, quindi il fallimento se lo deve ascrivere chi ha determinato questa situazione da 10 anni a questa parte. E Marinese, ultima battuta anche per lei, ci stiamo collegando con Marghera. Lei ha elencato le priorità per gli industriali. C'è una priorità specificatamente veneziana in questo? Lei per Venezia che cosa chiede? Venezia che ha sofferto particolarmente questa pandemia. Chiedo 3 cose, semplici ma concrete. La prima, la valorizzazione del porto. Cioè, noi abbiamo un porto industriale e commerciale che deve essere valorizzato e non può essere bloccato da vicende che riguardano il Ministero. Perciò oggi il Ministero sta bloccando il porto e i numeri si vedono. Import-export, il porto significa alla fine ridurre la nostra possibilità di esportare le merci. La seconda cosa che chiedo è una politica forte sulle città metropolitane. Noi dobbiamo ripartire dai territori. Questo è ciò che non ha fatto il governo. Abbiamo toccato con mano che l'esasperazione alla centralizzazione non porta bene. Allora dobbiamo investire sui territori come hanno fatto le grandi nazioni. Si parte dalle terre. Terza e ultima cosa, prima che parla Zaia, sì. I cittadini, così vi lascio, rispettiamo le regole, perché tornare in zona arancione non ce lo possiamo permettere. Grazie davvero a Vincenzo Marinese e Elisabetta Gardini. Grazie, buon lavoro. Adesso collegamento con Margherita. È sempre un po', diciamo, con dati non perfetti, visto, considerato che poi fine settimana magari c'è qualche dato che non viene caricato, verrà caricato oggi, quindi diciamo che il bollettino fondamentalmente del lunedì e del martedì sono bollettini che vanno in assestamento. Numero dei contagi delle persone positive sono 442 nelle ultime 24 ore su 14.669 tamponi, quindi vuol dire che un'incidenza del 3%. Numero dei positivi dall'inizio sono 317.278. Ma che foto è che devi fare? Del che cartello devi fare la foto? Aspettiamo che non tirassi su. Che cartello? Esatto. No, quale? Quello che hai in mano, perché sennò ho signore il cartello, spero che l'ho fatto. Ah, no, non ho capito, perché vedevo che non facevi mai foto. Sono che mi parlava, ero attenzione. Positivi di oggi 26.930. E fai questo con i ricoverati, secondo me ha più significato questo. Fatto? Ricoverati totali per Covid sono 1.824, così suddivisi. Vedete, quindi 1.824 vuol dire che abbiamo avuto un calo di 1.600 posti letto, bel massimo. Ecco qua la suddivisione dei posti letto, sono 1.636 in area medica, meno 7. Considerate che di positivi, forse è il caso di chiarirlo, dei 1.636 ce ne sono 1.110. Cioè, voi sapete che tutti gli altri sono pazienti a questo punto, normale, che saranno in pneumologia, in medicina per altri guai, ma di proprio Covid in ospedale, ecco, se volete il dato vero, è 1.110 oggi. 188 in terapia intensiva, ma di Covid sono 153. Diciamo positivi, meno uno. I morti nelle ultime 24 ore sono 18, però qui mi riserverei di vedere i bollettini aggiustati domani per capire. E i dimessi sono 14.903.
Allora, sentite, noi continuiamo a avere questo calo. Direi di evitare l'illusione di pensare che vada all'infinito, soprattutto perché capite che noi da lunedì siamo entrati in zona gialla. E se volessimo un po' anche darci una lettura, vedete che il calo non è più così importante come avveniva fino a poco tempo fa, no? Nel senso che calavamo di 40-50 pazienti al giorno in area non critica. Però al di là di questo, attorno a noi c'è il contagio molto più vivace, purtroppo, molto più aggressivo. Vedete, anche le vicende che ci arrivano dall'Umbria sono vicende assolutamente che devono far riflettere, no? Un rinalzamento della curva del contagio è sempre più presente anche nella comunità scientifica, il tema delle mutazioni. E sulle mutazioni si discute in maniera approfondita. Considerate che l'Istituto Superiore di Sanità chiede almeno 500 sequenziazioni a settimana, in maniera tale che si possano diciamo fare delle foto reali di quello che è l'andamento delle mutazioni nei territori. Detto questo, io penso che dovremmo fare molta attenzione. Immagino qualcuno vorrà chiedere degli assembramenti. Gli assembramenti non ci aiutano. Guardate, ormai è acquisito dalla comunità scientifica, lo diceva anche il professor Remuzzi in televisione l'altra sera, che il distanziamento sociale, cioè stare a una distanza almeno di un metro dal tuo interlocutore, portare la mascherina e igienizzare le mani, vale più di un lockdown. Questa è letteratura scientifica. Però è ovvio che se uno di questi tre elementi viene meno, tu non puoi pensare di essere in sicurezza, devi solo pensare che metti a rischio la tua salute. In generale, capite che abbiamo la zona gialla, abbiamo la possibilità che si creino assembramenti naturalmente, come abbiamo visto. Dall'altro abbiamo le scuole aperte. Vi ricordo che in Israele hanno 50.000 bambini infetti delle scuole, lo ha riportato il ministro della salute nella stampa internazionale 3 o 4 giorni fa, e peraltro con il rischio che ci sia una variante che adesso si sta, diciamo, polarizzando sui giovani, che è un po' quello che poi se volessimo vederla fino in fondo potrebbe essere anche che la natura stia avendo il suo corso, nel senso che ha aggredito prima una popolazione target, poi pian piano, se voi ricordate, la prima infezione era dedicata esclusivamente agli over, no? Come dicevamo, agli anziani e ai super anziani. Poi abbiamo visto che pian piano si è riposizionata l'infezione durante l'estate, pensate quanti giovani abbiamo avuto asintomatici. Poi questa seconda/terza ondata che abbiamo avuto, dove c'è stato, diciamo, il virus è stato più democratico rispetto alle fasce d'età, perché comunque abbiamo avuto infezioni importanti anche negli adulti, non solo negli anziani o nei super anziani. E adesso c'è ovviamente anche questa attenzione che vogliamo portare avanti con il progetto che vi ha detto e vi ha presentato la dottoressa Russo, è quello di un monitoraggio costante dell'ambiente scolastico e le zone dell'assembramento degli spritz. Allora, l'appello che faccio io è quello di fare massima attenzione. So che i sindaci delle città capoluogo mi hanno avvisato loro stamattina, mi ha avvisato il presidente Conte, che è presidente dell'ANCI, volevano fare una riflessione al loro interno. Noi non escludiamo di farne una anche nelle prossime ore, ovviamente rispettosi del fatto che siamo davanti a un contesto sociale e economico che non ha bisogno ancora di mazzate con ordinanze. Però è pur vero che il tema degli assembramenti è un tema che ci preoccupa. Guardate, se noi avessimo, ma dico anche qualcosa che magari è poco sostenibile dal punto di vista umano e etico, però se avessimo posti all'infinito negli ospedali, ma lo dico per assurdo e non sarebbe comunque sostenibile come ragionamento, potremmo anche dire che ognuno poi sceglie sceglie il suo destino. Però qui ci sono due elementi che sono una variabile non indipendente. Il primo, che se tu sei disponibile a infettarti, non riesci a garantire
ai tuoi congiunti, alle persone che frequenti, che restino indenne da questa infezione. Quindi noi tutti abbiamo una responsabilità personale e una sociale di comunità. Quindi vorrei ricordare, perché ho visto qualche intervista, chi va nell'assembramento dice ma io sarò, ho letto di qualcuno, sarò libero di prendermi il Covid, o dovete anche decidere voi. Sì, ho capito, ma il problema è che poi lo diffondi, perché se fosse solo per te, rispettiamo il tuo regalo che ti vuoi fare. L'altro aspetto, che non è una variabile indipendente, che è sempre un problema di comunità, è il collasso della sanità pubblica. Cioè, se noi riempiamo gli ospedali, collassiamo la sanità. Quindi non si dica poi, evitando tutte le manfrine alle quali abbiamo assistito, perché poi avete capito come funziona, no? Che abbiamo un gruppetto di persone qui che sa tutto quando le robe vanno male, quando vanno bene vanno in letargo. Io dico, ma dove sono finiti quelli dei numeri taroccati delle terapie intensive, che hanno addirittura fatto balenare l'idea che morissero le persone in virtù di quei numeri taroccati che evitavano la zona arancione o rossa e quindi di conseguenza il numero taroccato? Guardate che non hanno offeso me, hanno offeso i veneti, hanno offeso i nostri dirigenti, che qualora avessimo notizia che avessero taroccato i numeri, abbiamo l'obbligo di denunciarli e di licenziarli. Ma voi vi immaginate quanto grave sia questa accusa che qualcuno ha voluto portarsi in pancia e che ne pagherà le conseguenze? A buon intenditor poche parole. So che sono preoccupati, dormano preoccupati. E detto questo, io penso che sia fondamentale ricordare che qui noi avremo purtroppo la necessità di fare un bilancio. Lo faremo a fine febbraio. A fine febbraio avremo un bilancio che sarà inclemente nel bene o nel male. Sapremo quanto avrà prodotto l'assembramento scolastico, quanto avrà prodotto l'assembramento sociale in generale, senza portare colpe a nessuno. Cioè non è che è una colpa andare a scuola, non è neanche una colpa andare a bere lo spritz. Però se lo bevi e stai 3 ore in mezzo a un assembramento con la mascherina giù perché rispondi al vigile che ti chiede perché la mascherina giù e gli fai vedere, è accaduto ieri sabato, gli fai vedere il bicchiere e dici non è vietato bere. Voi capite che se questa partita qui è una partita di guardie e ladri non ci siamo, perché io mi rifiuto di fare la guardia su sta partita. Penso che dopo 12 mesi di ragionamenti che abbiamo fatto, penso che sia fondamentale che noi torniamo tutti a lavorare pancia a terra per venirne fuori. E dirò che con i veneti si è fatto un gran lavoro, perché va riconosciuto. Cioè noi oggi siamo, per assurdo, lo dico sempre a quelli che dicevano che andava tutto a rotoli, sarebbe stato un disastro, siamo penso la comunità meno infetta d'Europa in questo momento. Il che non vuol dire che sarà così da qui all'infinito. Non escludo che ci sia una ripresa del contagio, ma tutto dipenderà dai nostri comportamenti. Tutto dipenderà dai nostri comportamenti. Che nessuno si chiami fuori. Che nessuno si chiami fuori, perché non è un problema degli ospedali. Poi guardate, c'è un ragionamento che vorrei fare, poi ho chiuso, scusatemi. Io mi metto anche nei panni di uno che vive, cioè c'è anche chi vive con estremo individualismo, no? Anche con una punta di egoismo e un poco anche senso civico. Allora, non ho parenti ammalati, non devo andare in ospedale a trovare nessuno, a prescindere che siano Covid o abbiano altre patologie. Faccio la mia vita normale, anzi le restrizioni di PCM me l'hanno anche rovinata, perché mi vietano alcune robe che ero abituato a fare. Dico, siamo 5 milioni di veneti, ce ne sono solo 3.400 in ospedale, di cosa stiamo parlando? Perché anche questi sono i discorsi che vengono fatti. Ma a questo punto, io dico che a questo punto mi rifiuto di continuare il ragionamento, vuol dire che tu non hai capito che sei una parte integrante di una comunità che ha delle sfide, delle strategie da portare avanti, che sono quelle della cura della salute dei cittadini. Cioè, noi non verremmo qui tutti i giorni se non avessimo il problema di mettere in sicurezza la salute dei cittadini. Potremmo chiudere i riflettori, tirare su le tende e ci vediamo quando sarà venuto fuori il casino. Ma avete presente se nessuno di noi, voi compresi, parlasse al cittadino e spiegasse qual è la situazione? Forse vivremo di leggende metropolitane che ci porterebbero allo schianto, e questa è la nostra preoccupazione. Quindi finché non è finita questa tragedia, noi siamo qui, come vi ho sempre detto, nel bene e nel male.
Se avete domande, no, io volevo fargli auguri a proposito di spritz alla signora Maria Aymar Colombo, che non è che è un bar, ma ha compiuto oggi, compie oggi 100 anni e mi ha mandato una foto con spritz in mano. E quindi la salutiamo e facciamo gli auguri alla signora Maria Aymar Colombo, 100 anni oggi. E non mi sono segnato la località, però dopo ve lo diciamo, Mari Carlo. O se Federico. Ah, non c'era? No, niente. Oggi la deriva per prima. Hola. Mi spiace, buongiorno. No, va bene così. Angela Federiva Gazzettino, buongiorno Presidente. Buongiorno. Riparto dalla riflessione che lei ha ventilato rispetto ai temi interni alla regione in parallelo a quelli che saranno affrontati dai sindaci. Lei dice un'ordinanza in questo momento sarebbe una mazzata per le attività economiche. Le giro però la sollecitazione che arrivava da alcuni di quei comuni, per esempio Padova, con l'assessore alla sicurezza Diego Bonavina, che già sabato, viste le immagini delle piazze straaffollate, chiedeva alla regione un intervento di coordinamento, per esempio nella chiusura dei confini comunali. È pensabile? Ci state ragionando? No, allora io ho detto un'ordinanza, diciamo, di quelle pesanti non è sostenibile in questa fase. Di certo per regolamentare alcuni orari e altro decisamente sì, ma non sto parlando di confini comunali, questo è poco ma sicuro. Vi pregherei anche di, o meglio, voi fate il vostro mestiere, fate quello che riterrete opportuno, però che non riparta adesso il tiro al piccione per vedere chi è più bravo a spararla più grande, nel senso che c'è una condotta anche dal punto di vista di sanità pubblica che deve essere fatta rispettosa dei DPCM e dell'area e la correlazione dell'area. Cioè, avete visto Milano, no? Per una settimana in Lombardia, una settimana di rosso non senza averne titolo, fra virgolette. Ne viene fuori che c'è una class action contro chi ha messo la settimana di zona rossa, che è un po', se ci pensate, perché vi sto spiegando questo? Che è un po' la motivazione che io vi ho sempre detto, nel momento in cui viene fissata una zona, una colorazione, tu non è che puoi fare divagazioni sul tema, puoi aggiustare, di dire, ci sono state ad esempio delle ordinanze, dicevano non sta a consumare in piedi, consuma seduto, non è che puoi dire che ti inventi, che diventi zona arancione perché uno fa l'assembramento allo spritz, perché potrebbe esserci che molti si ritrovano i confini comunali chiusi, zona arancione, e ti dicono io sono parte lesa perché tu arbitrariamente, perché c'è qualcuno che va a bere lo spritz, hai messo in ginocchio la mia attività che non vive di spritz, ma magari vendo abbigliamento e mi ritrovo i confini comunali chiusi. Per dire cosa? Per dire che dobbiamo comunque intervenire nell'ambito del potere che ci è concesso e non saltare di zona, perché poi lo puoi fare se è una roba straordinaria, perché devi contingentare, che so, hai una roba, un'emergenza, ma non lo puoi fare di default. Considerate che ad esempio l'ordinanza che ha fatto il Friuli non siamo stati noi quella volta a creare quell'ordinanza. Potrebbe essere che si va in quella direzione. Però lasciateci vedere, insomma. Fine settimana arriva venerdì, quindi oggi è lunedì, vedremo di capire. Poi sul tema dei vaccini, leggo oggi il pezzo di Filippo Tosato sui quotidiani del gruppo GEDI, quindi questa... Io non l'ho letto. L'abbiamo letto noi per lei, Presidente. No, a parte le battute, è una trattativa aperta per 1 milione di dosi opzionabili sul mercato da parte della Regione. Cosa ci può dire in proposito? Non so se è lui che li vende o lui che li compra, però aveva scritto un numero così esatto. No, però guardate, al di là delle battute, io vi posso dire questo. Non mi esprimo sulle dosi, però dico una cosa. Che devo dirvi, aggiungo anche un purtroppo, che sia innegabile che ci sono offerte sul mercato. E se volete anche, vi dico anche in maniera inspiegabile, no? Rispetto a quello che ci è stato detto. Io avevo capito, come voi tutti, che l'Europa aveva fatto un contratto, diciamo, chiave ad ombrello per tutto il mercato europeo, evitando che ci fossero, giustamente, come si può dire, territori di serie A e di serie B, perché immaginate se fosse stata la corsa, la conquista del West, cosa sarebbe accaduto? Cioè lì il primo che arrivava, piantava la bandiera, era terra sua. Quindi è giusto, perché ci sono comunità che hanno più potere contrattuale e altre purtroppo meno, però adesso ne viene fuori. E lo stiamo scandagliando questo e verificando, ne viene fuori che ci sono
oggettivamente sul mercato, non chiedetemi la marca, sul mercato ci sono possibilità, sembra, stiamo verificando, è il dottor Flori incaricato a questo che ha già avuto degli incontri, forse se tutto verrà confermato, di trovare sul mercato, diciamo, disponibilità. Ovviamente le paventate disponibilità, tutte da verificare, anche se ormai c'è qualche carta anche scritta, più di qualcuna, riguardano vaccini autorizzati. Mi fermo qui. Quindi è vero che la regione ha avuto dei contatti. Noi li vogliamo avere nell'ambito della legalità totale, rispettosi di tutte le leggi nazionali e europee, e non la viviamo neanche come una contrapposizione, diciamo, al governo. Dobbiamo prendere atto che prima viene la salute dei veneti. Se qua mi arriva uno con un camion del vaccino autorizzato, tracciato, che esce dalla fabbrica dei vaccini di una di queste tre aziende autorizzate, noi valutiamo. E guardate, stamattina proprio in una riunione c'era anche l'assessore Lanzarini, io ho posto una questione, no? Perché c'è una questione, se ci pensate. E uno potrebbe dirti, ma tu a che titolo vai a trattare, a comprare? A parte il fatto che c'è un titolo giuridico per poterlo fare. Noi possiamo acquistare farmaci. Ma ce n'è anche un altro a rovescio. Tu a che titolo hai detto di no a un'offerta, mettendo a repentaglio la possibilità di salute di molti tuoi cittadini? E questo che è il nostro motore principale. Guardate che è molto delicata questa partita, però noi non ci possiamo portare in pancia la responsabilità di aver detto di no se effettivamente ce li potevano dare, perché qui si discute della salute dei nostri cittadini. E devo dire che il dottor Flor ha accettato questa lettura che ho dato, perché non è facile per la burocrazia riuscire. Però io penso, lo dico anche a chi ci sta ascoltando, ma si occupa ovviamente di perseguire la legalità, che la seconda lettura che io do non è irrilevante, perché se ci fosse un ritorno dell'infezione, ci fossero morti ancora tanti, qualcuno potrebbe anche dire, ma scusa, io ho notizia che voi avevate un'offerta di vaccini, perché non li avete comprati? Perché non ci fidavamo di che? Ma se c'era una carta intestata. Quindi noi stiamo verificando tutto perché non resti nulla di inevaso, o non restino dubbi anche su questa procedura. So che anche da altri colleghi, insomma, qualcheduno si avvicina, insomma. Certo è che se volessimo comprare vaccini non autorizzati, non li cito, avremmo sicuramente molta più disponibilità già ora. Ultima e chiudo, restando nell'ambito della legalità, ci spiega quali sono le dinamiche di prezzo che si stanno presentando? Si assiste alle scene in un caso dichiaratamente più alta. Quanto? Non posso dirlo perché si capisce il vaccino. L'ordine di grandezza. Beh, se non ricordo male, mi diceva Flor che forse era anche 4-5 volte. E in un altro caso sembra, ve lo sottolineo, perché stamattina proprio dicevamo facciamoci mandare anche un'offerta un po' più bassa. No, percentuale, cioè potrebbe essere un 10%, una roba del genere. Quindi anche questo è inspiegabile, no? Ok, già comunque. Considerate che i due casi che sta seguendo, stiamo parlando sempre della possibilità di approvvigionamento con intermediario, ma insomma ci dicono da verificare comunque poi alla fonte. Sì, non è che vai al magazzino, cioè, a Bibbano di Godega su un magazzino che ti trovi il camion dei vaccini che ti aspetta. Poi c'è anche il tema che è delicatissimo della tracciabilità. Perché qui non è che compri la mascherina, vabbè, anche quella è grave, ma qui se inietti soluzione fisiologica invece di iniettare un vaccino, cioè capisci? Quindi per forza devi uscire dalla casa madre, se no non se ne parla neanche. Giacomuzzo, il giornale di Vicenza.
Quindi, Presidente, mi allaccio alla domanda e alla risposta, anzi, che stava dando adesso. Quando citava c'è anche qualche carta scritta, si riferiva proprio a questo? C'è qualche... A quello che vi ho, tutto quello che vi ho detto è a carte. Che canta. Sì. E ha un'idea, una previsione di che tempi si potrebbero prevedere? Stando un contatto, anzi... A due contatti, disponibilità immediata, però è tutto da verificare. E sarebbe la prima situazione a livello regionale che si crea questa, oppure ci sono i suoi colleghi? Non lo so, perché ho letto da Lombardia che ha detto che vaccinerà per giugno tutti. Ho letto una dichiarazione forse del dottor Bertolaso. Qualche altro collega sicuramente è stato interessato. Guardate, ci sta, insomma, se c'è un minimo di libero mercato è inevitabile che chi ha il prodotto cerchi il contatto per venderlo, no? Poi è anche vero che noi siamo stati quelli, diciamo, sempre più agitati sul Covid, quindi penso che leggano la stampa, la rassegna internazionale, e insomma, non abbiamo difficoltà mai ad essere contattati col Covid, ci chiamano per tutto. Questo sì, anche e soprattutto pensate con le nuove diagnostiche, cioè... Assolutamente. Altra domanda, lei prima citava la questione delle varianti e quindi questa ipotesi di una variante che possa colpire di più i bambini, però c'è anche quella che fa più paura, quella inglese, quella sudafricana. Burione è proprio... La brasiliana, è quella pesante, sembra. E Burione diceva e ha accusato l'Italia che non si trovano, che bisogna fare più sequenziazioni. Ha ragione? Ha notizie per quanto riguarda le nostre varianti o quelle che sta valutando l'Istituto? Ma guardate, noi stiamo andando avanti, stiamo sequenziando e l'abbiamo fatto in tempi non sospetti quando l'Italia non si poneva neanche la questione, perché già dalla primavera avevano detto cerchiamo di sequenziare di ogni mese un plafond di campioni, peraltro sì, quest'estate sì, è vero, con la Serbia quest'estate avevano fatto già sequenziazioni. Dopo considerate che il dottor Rigoli adesso sta organizzando la messa in rete di tutte le di tutte le anatomie patologiche delle microbiologie per la sequenziazione, e dall'altro penso che il professor Burione abbia ragione da vendere, ma non ce l'ha d'ufficio, perché i professori, cioè gli scienziati, hanno sempre ragione. Però noi l'abbiamo già sollevato questo tema. Non è possibile che, se voi vedete la banca dati, il database nazionale italiano rispetto a, che so, al database inglese, vedete, cioè come funziona, che tu sequenzi, il nostro zoo profilattico sequenzia e carica nel database nazionale in modo tale che tutti entrano e vedono un po' cosa c'è in giro. Quello italiano, cioè, è una piatta. Allora, delle due l'una, o non si sequenzia come dice il professor Burione, oppure, io qualche dubbio ce l'ho, si sequenzia magari comunque poco, ma potrebbe essere che qualcuno anche sequenzi e, in attesa di pubblicare, potrebbe esserci anche questa alternativa, perché è veramente bassa la sequenziazione caricata sul database. Magari qualcuno ha le sequenziazioni, ma magari aspetta di pubblicare perché deve diventare premio Nobel o ha passato altri titoli, e quindi non carica nel database. Potrebbe essere anche questo. E per quanto riguarda invece la sequenziazione che si può fare nelle microbiologie degli ospedali, sì, richiede un... No, si riesce a tracciare. Richiede più formazione che attrezzatura. E quindi è un programma. Tanto è vero che Rigoli mi diceva che iniziano a mandare al zoo profilattico anche dei medici per fare dei training. Okay. L'ultima cosa, Presidente, riguarda le case di riposo. Sì. C'è stato il caso eclatante della casa di riposo di Rovigo, che si è infettata con ospiti si sono ritrovati positivi nonostante la prima dose. La stessa cosa è successa anche in una casa di riposo di Torri di Quartesolo. State valutando la situazione? Vi state dando una spiegazione a livello... Però io c'ero l'assessore, ne parlavo prima scendendo fra l'altro. Abbiamo chiesto una relazione, in giornata ci dovrebbe arrivare, proprio per cercare anche noi di capire e ricostruire cosa è successo. Quindi eventualmente domani riusciamo a darvi, anche in base alla relazione insomma che la prevenzione in questo caso dell'Usberica sta redigendo, riusciamo a darvi insomma dei dati o comunque delle informazioni maggiori per quanto riguarda Vicenza. Per quanto riguarda Rovigo invece anche lì la stessa cosa? Sì, stanno anche lì analizzando
e cercando di ricostruire. Sì, fra l'altro abbiamo chiesto al dottor Compostella che faccia anche una indagine epidemiologica approfondita, perché siccome si parla di operatori, e proprio per fugare ogni dubbio è giusto che venga ricostruita tutta la catena del contagio per capire, diciamo, se è endogeno o esogeno, no? La storia del contagio ci riporta a capire più o meno cosa sia accaduto, ma è fondamentale anche per noi e per la chiarezza. Non c'è una ricerca dell'untore, ma si fa così. Marchiori, Media Nord-Est. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Mi scusi, sempre ritornando alla questione dei vaccini, com'è possibile che se la Regione sta lavorando, sta cercando di vagliare tutte le possibilità, il Governo non l'abbia fatto in tempi non sospetti e ci troviamo in questa situazione? E poi, correlata a questa domanda, il fatto che la Regione Veneto si stia muovendo in tal senso col Governo, come vi gestite? Vi è stato detto qualcosa? No, considerate il periodo particolare, no, del rapporto, perché c'è un periodo che siamo in un limbo, di fatto avremo il presidente incaricato, il professor Draghi, che diventerà presidente del Consiglio, immagino, se non getterà la spugna, immagino proprio di no, per cui si tratterà di capire poi col governo entrante. Dall'altro c'è da dire che io non so quale sia il contratto firmato dal governo italiano con l'Europa, perché basterebbe che si siano impegnati per iscritto ad avere un unico fornitore definito dal contratto europeo, vuol dire che non possono andare a trattare all'atere, no? Questo potrà mai, immagino, perché nessuno di noi ha visto i contratti, quindi non mi sento neanche di stare qui a polemizzare, perché non mi sembra neanche il caso. Guardo in faccia la realtà, insomma, se avessimo possibilità di avere più vaccini, vacciniamo la popolazione molto più velocemente. Sempre Israele ha dimostrato di aver svuotato gli ospedali con una vaccinazione di massa. Anzi, però, il ministro l'ha definita in questo articolo che ho letto nella stampa straniera, definita miracolosa, no? Poderosa, non ricordo più il termine, miracolosa, cioè di aver fatto una grande vaccinazione, e questo ha dato grandi risultati. Ok, per quanto riguarda la riapertura delle scuole, sono ovviamente aumentati anche i mezzi di trasporto. Allora, a noi sono arrivate moltissime segnalazioni del caos più totale in determinate zone di Mestre, ma poi anche dintorni, perché ci sono autobus che stanno fermi in coda, ma parlano di tipo 10 autobus, quindi coda, spesso sono semivuoti, ce li hanno proprio documentati con foto, eccetera. Chiedono eventualmente se è possibile trovare un'altra via per gestire anche il traffico e lo smog. Sentite, prima c'erano i filmati degli autobus pieni, adesso i filmati degli autobus semivuoti. Infatti è una contrapposizione, però. Cioè, cosa volete che vi dica? Cioè, siamo in un mondo nel quale tutti noi abbiamo solo diritti, e il diritto oggi è di avere gli autobus pieni al 50%, punto. Va bene. Cioè, non. Del resto siamo davanti a un contagio, io condivido le perplessità di questi signori che segnalano, però non ci posso fare niente, c'è una legge che lo prevede un dimensionamento fatto così. Ma vi ricordate che vi avevo detto, guardate, il problema non sono i trasporti, e hanno continuato a dire per settimane che chiudevamo le scuole per i trasporti. Adesso finalmente arriva qualcuno e dice, ma che vuoi, ci sono i trasporti vuoti. Filippo, ho un'altra domanda. Prego, sì, allora, c'è arrivata l'ennesima richiesta, deve essere arrivata anche a lei tramite una lettera, probabilmente non so se l'abbia già visionata, dal mondo delle palestre. Allora, chiedono, ben sapendo che le decisioni partono ovviamente dal governo, ma che la regione si possa fare in qualche modo portavoce per dar loro una mano, perché sono alla canna del gas, al collasso da praticamente un anno, non lavorano in nessun modo. E hanno ragione da vendere assieme a loro tutto il mondo dello spettacolo, l'intrattenimento, penso alle discoteche, penso agli spettacoli viaggianti, quindi il mondo delle giostre, i giostrai, altra categoria massacrata, e poi tutto il tema del fitness. Io spero adesso, il DPCM quando scade? Il 15, quindi spero che si metta a mano e si cominci magari a intravedere, perché poi capite, l'assembramento del fine settimana, lasciatemelo dire,
non ci aiuta andare a un tavolo e pensare che nella zona gialla si possa allargare un po' di più, che so, la palestra? Perché poi ti rispondono, sì, vabbè, ma se già quello che potevano allargare, no, cioè, quel po' di allargamento si poteva fare, ve lo siete guadagnati tutto nella piazza, cioè, poi ti rispondono così al CTS, no? Perché il nostro interlocutore è l'Istituto Superiore della Sanità e il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale. Piaccia o non piaccia, così. Però io penso che un allentamento ragionato, in sicurezza, guardate che le palestre, cioè, non vivono di assembramento, anche perché hanno, cioè, io vedo dove andavo io, cioè, comunque era obbligatoria la prenotazione per andarci. E era tutto scandito, ogni due ore palestra veniva chiusa, dovevi andare fuori e se eri a cavallo delle due ore stavi nel piazzale ad aspettare che ci fosse la disinfezione, la sanificazione, scusatemi. Beh, cioè, no, vorrei vedere dove fanno ste robe. Quindi assolutamente penso che un ragionamento deve essere fatto, oltre ai ristori, che questi ne hanno presi pochi di ristori, eh. Va bene, grazie. Poi ho due domande per l'assessore Lanzarini. Grazie. Ok, Filippo Tosato, Il Mattino di Padova, poi Radio Wellness e magari si comincia a avvicinare, grazie. Tosato, non serve neanche che tu lo presenti, ormai lo conoscono tutti. Buongiorno Presidente, io la solleciterei anzitutto su un tema che so starle a cuore, ovvero la formazione del nuovo governo. Sì, ma ti viene tutti i giorni la stessa domanda? Tutti i giorni il governo è in formazione e quando sarà formato passeremo a un altro argomento, ma fuori di scherzo, pare di capire che Salvini abbia, cioè, l'intervento di Salvini e la posizione della Lega coincide con le sue osservazioni fin dal primo giorno, ovvero l'abbandono di pregiudiziali, l'atteggiamento vincolato rigidamente al programma, alle priorità programmatiche. Mi ha colpito una cosa, all'uscita dall'incontro col Presidente incaricato, Salvini ha fatto un lungo intervento, ha parlato di tante cose, di Europa, di lavoro, di confini, di tributi, di tutto quanto, si è ben guardato dal pronunciare la parola autonomia. È proprio una parola che non è nelle sue corde. Che giorno era? Il giorno dell'incontro di Salvini con il Presidente incaricato. Quando non stavo pensando, stavo pensando di sabato, passi due giornate a guardare la TV. Le uscite dagli incontri. Ho un'esistenza malinconica, cosa vuol fare? C'era chi era? Leopardi col pessimismo cosmico? Insomma, adesso non esageriamo, ma sono quasi tutte le poesie a memoria di Leopardi. Io direi questo: penso che Salvini l'autonomia ce l'abbia nel cuore, per cui è come quando io dicevo a Bossi, no, che mi diceva, ma perché non porti il fazzoletto? Cioè, uno il verde ce l'ha nel cuore, poi il verde non ci stava con tutto l'abbigliamento, dicevo, è un colore che non si abbina tanto. E per dire cosa? Per dire che non ha bisogno di avvocati difensori, però quando fai un discorso a braccio, l'uscita da un incontro così importante, probabilmente potremmo star lì a pignolare su tanti argomenti non toccati e tanti altri che sono stati citati. Non... Poi c'è, l'autonomismo e la scelta, diciamo, di vedere cambiare questo paese, la si valuta con i fatti. Adesso vedremo, come si dice, non mi sentirei di mettere in croce il segretario perché non ha citato l'autonomia. Di certo qui l'autonomia la vogliamo, l'ho sempre detto. Il Presidente del Consiglio sa che da questi territori, che sono i più produttivi d'Italia, l'istanza è partita in maniera forte e importante. Peraltro ha un vantaggio il Presidente del Consiglio incaricato, che è un'istanza non partita in contrapposizione politica rispetto alla sua idea. È partita in tempi non sospetti, per cui eredita fra l'altro un dossier che non lo vede in contrapposizione, e se nascesse una contrapposizione è perché lui decide di andare in contrapposizione. Cioè, ricordo che Renzi disse ai cittadini di non andare a votare, ci impugnava la legge quella volta, se vi ricordate. E dopo tanti dei suoi ex, come si può dire, militanti del suo ex PD, che oggi fanno gli autonomisti, ma poi votavano in Parlamento per impugnarsi la legge. E per cui resta fondamentale. Guardate, la visione autonomista non è una visione, diciamo, che vuole ghettizzare qualcuno.
ma è una visione di responsabilità. È una persona come il professor Draghi, che è concreto e responsabile, sa benissimo che l'autonomia, e lui li ha conosciuti i paesi autonomi dove c'è l'autonomia. L'autonomia è la via di uscita da questo medioevo nel quale ci siamo incagliati. Quindi rilancio economico, ma anche istituzionale di questo paese. Una nuova architettura istituzionale si merita a questo paese, peraltro prevista dalla Costituzione, no? Poi sai, porta anche male dire è ora di modificare il titolo quinto, perché Conte è andato a casa a dire questa frase. L'ho detto non più tardi di cosa? Di una settimana fa, 10 giorni fa. Io avevo detto che porta male parlare male dell'autonomia. Ecco, per quanto riguarda la possibile ordinanza regolatrice che lei potrebbe firmare, ha precisato che non sarà. Confini comunali non se ne parla proprio. Ecco, ma allora ci spiego un attimo. No, non vi dico l'ordinanza, Filippo, dai. No, nel senso che ci ha detto, guardate l'esempio del Friuli Venezia Giulia. Senti, direi, facciamo un passetto, come dici te, indietro, non ti rispondo. Siccome ha accennato a orari, non ho capito. No, non, guardate, siete liberi di scrivere quello che avete interpretato dalle mie parole, ma non ho oggi in mente un'ordinanza. Non ho in mente un testo, però se no ve lo direi. Ci stiamo lavorando, ne ho parlato con l'avvocato Botteon, però deve essere rispettosa dell'ambito della zona nella quale ci troviamo, che è zona gialla. Ma ben per questo, ma io ho capito che sarà rispettosa della zona gialla e non prevederà ulteriori restrizioni. Mi chiedevo quale ambito puramente regolativo. Ancora non abbiamo deciso. Va bene. Prego. L'ultima cosa, ma certo non ultima, riguarda i vaccini. Cosa è successo? No, ci sono una serie di richieste da parte di categorie, io gliele riassumo brevemente. Ad esempio, categorie che sollecitano la vaccinazione sono quelle degli studenti universitari di medicina, ma anche di scienze infermieristiche, che sono chiamati a fare il tirocinio negli ospedali. Ma ne abbiamo parlato stamattina, ve lo dice l'assessore. Bene. È proprio argomento di stamattina. Un'altra supplica arriva dalle badanti, o meglio dalle persone anziane che sono accudite dalle badanti, che dicono appunto, come si può intuire, certo, queste persone devono fare la spesa, devono uscire, devono andare dal medico, bisognerebbe metterle in sicurezza perché se ci trasmettono il contagio, ecco. Una domanda a cui lei per la verità aveva già risposto, ma bene, che arrivano molte sollecitazioni perché non è chiaro. Perché si comincia dalla classe 41 e non dai più anziani, da quelli che hanno 90, 95, 100 anni? Dopo vi lascio l'assessore. Diciamo, gli esperti, non siamo noi a decidere, fanno una considerazione che non è peregrina. Cioè la mobilità e la possibilità di relazioni sociali che è un centenario assistito in casa, piuttosto che uno di 80 anni che ha la patente. Noi abbiamo imprenditori che ci chiedono il vaccino a 80 anni perché curano ancora il commerciale estero di persona. Poi c'è anche il centenario magari che lo fa, e ne conosco anche di questi, però comunemente più elevata è l'età, meno relazione sociale è prevista. E quindi gli epidemiologi hanno puntato gli 80 anni a scendere. Il fattore mobilità, insomma, può essere. E quindi il tema dei contatti sociali, di tutto quello che ne consegue. Ecco, l'ultimo accenno, se lei gradisce, c'è un'idea di budget per l'eventuale acquisto supplementare di vaccini? Non gradisco. Non gradisce? Grazie. Non gradisce l'acquisto o no? No, mi ha detto se gradisco la domanda, ho detto di no. Va bene. No, guarda, non possiamo anticipare nulla, guardate. Probabilmente anche che ce li regalino. Auguriamocelo. Non metteteli vinti la provvidenza. Ecco, collega di Radio Wellness, grazie. La cava.
Marco Lacava, Radio Wellness. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Oggi le porto sul tavolo tre argomenti, li elenco uno dietro l'altro, se per lei va bene. Prego. Allora, iniziamo da Fidia, l'azienda farmaceutica di Abbano Terme ha dato nuovamente la sua disponibilità per la produzione del vaccino. Magari. Potrebbe aiutarci nella sfida al virus questo... Ma se noi l'abbiamo sempre auspicato, loro fra l'altro sono di fuori classe, una grande azienda, è un vanto per noi, però capite che questo rientra nelle prerogative degli accordi tra la multinazionale e la, nostra, e la loro azienda. Non nego che io quando ho avuto modo di incontrare alcuni interlocutori, diciamo, di questi marchi, ho sempre rinnovato la disponibilità del Veneto, però sinceramente non ho trovato al momento terreno fertile per dislocare produzioni. Considerate che ad esempio Pfizer ne ha una in Sicilia di stabilimento, ma da quel che mi risulta non si produce il vaccino dentro. Lo ha già accennato in precedenza, oggi alcune zone d'Italia sono diventate rosse. Stando ai dati in vostro possesso, ci sono in Veneto alcuni focolai che potrebbero preoccupare? Al momento no. Ok. E poi l'ultimo argomento vorrei che anche dire abbiamo già dato. Ok. Questi giorni sentiamo una polemica dei sindaci riguardo le primule e i padiglioni voluti da Arcuri per le vaccinazioni. Si tratta di una spesa intorno agli 8 milioni e 600 mila. Lei cosa ne pensa? No, guardate, noi abbiamo un piano vaccinale che a prescindere, cioè, siamo già allestiti, nel senso che si va dal palazzetto. Pensate, vi ricordate il Covid Point alla Fiera di Vicenza? Abbiamo già una struttura attrezzata che, se si tratta di fare vaccinazione in massa, grande parcheggio, grandi padiglioni e via. Cioè, è un fatto proprio di organizzazione industriale. Magari ci sarà qualcuno che ha più esigenza e necessità di questa struttura delle primule, immagino che anche ci sia qualcuno che magari in altre regioni d'Italia abbia proprio necessità, perché magari non ci sono. Però noi oggettivamente, senza, come si dice, a cavallo nato non si guarda in bocca, però senza voler fare i bulli, siamo organizzati per vaccinare, non ci servono strutture accessorie. Però ripeto, se sono state pensate da qualcuno, probabilmente c'è qualcuno che ne ha bisogno, non ve lo so dire. Cioè non... Per okay. Questo non sono mai intervenuto su questo. Ok, grazie. Prego. Anche perché immagino che con 8 milioni non è che ne fai una strage di primule. 21, ecco. Una per regione, se c'è qualcuno che ha bisogno, noi facciamo la nostra parte nel cederla. Antonella Prigioni. Buongiorno Presidente, Telepadova 7 Gold. Telepadova 7 Gold. Il 15 febbraio scade una parte del contenuto del DPCM. Se non ci fosse ancora il Presidente del Consiglio appena insediato, che verrà rinnovato automaticamente? Verrà rinnovato dal governo in carica per un semplice motivo. Non so se poi magari basti anche un'ordinanza del ministro, questo non ve lo so dire giuridicamente. Però nel momento in cui scade, vengono meno tutte le misure. Per cui ci sarà comunque un provvedimento legislativo o un'ordinanza. Che non sarà più un DPCM. A ripresa, dopo non necessariamente deve riproporre tutte le misure, ma comunque ci sarà qualche misura marginale, anche magari non impattante nella vita delle persone, ma che servirà, che so, per dire, autorizzare di far tamponi o far qualcosa, che comunque dovrà essere normata. Quindi è impensabile che non ci sia nessun provvedimento a seguire. Grazie. Prego. Altre domande, Marchiori? Sì, Presidente, mi scusi, forse mi è sfuggito. Prego. Eventualmente la nuova ordinanza eventualmente entrerebbe in vigore dalla prossima settimana? No, cioè, se la faccio, se la firmo, dai prossimi giorni. Ok, quindi entro questa settimana? Sì. Grazie. Altre domande, colleghi? C'è l'assessore Lanzarin? C'è l'assessore Lanzarin che ha... Per me è sufficiente, vi lascio con l'assessore. Se ne va così, un salutato ospite. Cioè, vi lascio in buone mani l'assessore alla salute, figurate. Questo è vero. Grazie. Arrivederci. Buon lavoro. Allora, si era prenotata prima la Marchiori già da tempo, poi Tosatto e poi la Pederiva e per ora basta. Buongiorno Assessore. Buongiorno. Allora, due domande per quanto riguarda le vaccinazioni, partono da due casi particolari ma rispecchiano più categorie. Allora, la prima è una signora di 75 anni che
deambula ma è senza auto e chiede se eventualmente in questi casi si può avere il vaccino a domicilio. Sì, confermo, stiamo anzi anche, ne ho parlato stamattina con la dottoressa Russo, probabilmente faremo un protocollo specifico per i vaccini a domicilio anche tramite le USCA, le unità di continuità assistenziale. L'avevamo già detto che chi non può recarsi nei punti vaccinazione ci saranno o l'assistenza domiciliare, l'ADI, insomma, che adesso insomma già conosce questi pazienti, ma anche per altri pazienti stiamo predisponendo anche un protocollo specifico con le USCA. E come funziona? Loro aspettano la lettera e poi eventualmente fanno una richiesta o è già specificato? No, allora riceveranno la lettera come qualsiasi altra, in questo caso poi si metteranno in contatto e si organizzerà per la vaccinazione a domicilio. Quelli invece che sono in assistenza ADI, quindi sono già soggetti che noi conosciamo, sono circa 1500 mi sembra, quelli invece abbiamo già il nominativo, quindi direttamente si andrà a fare la vaccinazione a domicilio. Ok, poi invece scendiamo con l'età, abbiamo una persona di 30 anni che però ha patologie, quindi una categoria fragile, vorrebbero capire in questo caso le persone più giovani ma fragili con patologie quando saranno vaccinate, se dopo gli over 80, dopo gli over 75, in quale fascia vengono messe? Allora, noi abbiamo la prima fase che ricordiamo che è quella che si dovrebbe concludere con questa settimana. Vi ricordo che in questa settimana stiamo ancora facendo vaccinazioni in prima fase, quindi operatori sanitari, mondo dell'RSA, insomma del socio sanitario. Dalla settimana prossima, quindi a lunedì prossimo, partiremo con gli over 80, quindi con la corte, vi ricordo, del 1941, poi la settimana prossima, l'altra settimana quella del 40, poi del 39, eccetera. Contemporaneamente più o meno, perché avete sentito che sabato è arrivata AstraZeneca in Italia, noi abbiamo notizie che nei prossimi giorni, non sappiamo ancora, potrebbe essere domani o dopodomani, ci arriverà il quantitativo di AstraZeneca che è destinato alla regione, mi sembra che siano circa 20.400 dosi. E voi sapete che il vaccino AstraZeneca verrà somministrato alle categorie dei servizi essenziali 18-55 anni, con priorità in base al calendario, in base al programma nazionale, forze dell'ordine e insegnanti. Però siamo in attesa di avere anche delle delucidazioni su questo, perché le regioni hanno chiesto anche di con certezza di capire da quale categoria dei due dobbiamo iniziare, se sono forze dell'ordine o sono insegnanti. Quindi attendiamo anche che ci sia un chiarimento rispetto a questo. Le categorie più giovani con patologie, anche in questo caso c'è il commissario Arcuri, ci aveva presentato un'ipotesi in base anche alle tipologie che però deve essere definito, e quindi attendiamo anche in questo caso l'ipotesi che il commissario nazionale aveva insomma un po' paventato, ma che non è ancora ufficiale, che non c'è ancora traccia, che era suddivisa un po' per patologie, quindi cardiovascolari piuttosto che diabetici piuttosto che altre patologie insomma di questo tipo. Grazie. Pederiva, Tosato e Pederiva. Assessore, la dottoressa Russo l'altro giorno ci ha parlato di circa 700 casi di effetti collaterali, affermando che insomma questi effetti collaterali erano limitati, stiamo parlando delle vaccinazioni, soprattutto delle dosi di richiamo, no? E, insomma, casi di cefalea, qualche linea di febbre, un certo malessere, un certo dolore nella zona interessata dall'inoculazione. Nella realtà però ci arrivano segnalazioni di reazioni più serie, cioè temperatura anche molto elevata e malessere abbastanza importante. Lei ha dei riscontri al riguardo? No, io non ho riscontri. Come ha spiegato bene la dottoressa Russo, noi abbiamo anche una forte tradizione di farmacovigilanza, e quindi qualsiasi reazione avversa, come viene definito, più che effetti collaterali, viene segnalata, ma viene segnalata anche la reazione avversa tipo del dolore nel punto dell'inoculazione, che è
una manifestazione che vi assicuro, insomma, per chi fa l'antinfluenzale, insomma, tipica anche dell'antinfluenzale, quindi insomma nulla di più. Io non ho avuto nessuna segnalazione di casi invece di altro tipo, e quindi queste persone insomma eventualmente si metteranno in contatto con le direzioni sanitarie per segnalare se ci sono state, però oggi a noi non risultano. Grazie. Poi c'erano le due domande, invece rispondo già a quella sulle badanti, mi sembra, sì. E la prima era invece sui... Riguardava gli studenti, agli studenti universitari, allora, quelli che devono fare il tirocinio in ospedale. Allora, ne abbiamo parlato stamattina, per quanto ci riguarda, gli studenti universitari, quindi che stanno facendo sia medicina e chirurgia, la specializzazione, sia scienze infermieristiche, che sono coinvolti e quindi poi fanno anche tirocini all'interno degli ospedali, devono essere vaccinati, punto, e vengono vaccinati in questa prima fase. Per quanto riguarda le badanti invece non è una categoria che oggi rientra in una fattispecie ben precisa e quindi anche con una tempistica ben precisa, l'abbiamo sollevata a livello nazionale assieme, appunto, anche voi avete più di qualche volta citato il discorso dei disabili che sono a casa e che quindi non sono quelli che sono dentro le strutture, e abbiamo chiesto al commissario e al ministero di darci anche una tempistica dove inserire queste categorie, perché oggi sono categorie dei servizi essenziali oppure della popolazione indistinta, però riteniamo anche noi insomma che sono categorie che sono a contatto con persone, escono persone anche più fragili facendo assistenza domiciliare, quindi probabilmente andrebbero inserite prima. Ecco, ha citato i disabili, per loro ci sono disabili che non possono spostarsi da casa. Vale sempre il principio che ho detto prima, nel senso, con il nuovo protocollo con l'organizzazione, per chi non si può spostare la vaccinazione viene fatta a domicilio. La ringrazio. Pederiva. Grazie, Angela Pederiva, Il Gazzettino. Buongiorno Assessore. Buongiorno. Le giro un quesito che ci arriva da un lettore, nella misura in cui però può interessare anche migliaia di altri nelle sue condizioni. È il signor Gianfranco Bonan, è un iscritto all'AIRE che si trova temporaneamente però in Italia perché è rimasto, da quanto capisco, incagliato nelle restrizioni Covid, insomma è restato qui. Questi cittadini appunto che hanno l'assistenza sanitaria nel paese in cui sono emigrati, mentre in Italia e segnatamente in Veneto hanno solo l'emergenza, come devono comportarsi rispetto alla vaccinazione? Vengono vaccinati all'estero comunque o possono, magari facendo domanda, ricevere qui la iniezione? Grazie. Ma io credo, però insomma mi riservo di approfondire la cosa, che se sono oggi qui in Italia probabilmente dovranno essere vaccinati qui da noi, perché poi sappiamo che i paesi insomma rispetto a chi rientra o esce insomma stanno facendo alcune osservazioni, quindi probabilmente forse dovrebbero essere vaccinati qui da noi se sono oggi qui in Italia. Se invece sono negli altri paesi dovrebbero essere vaccinati insomma nel paese di residenza, però se sono qui e devono rientrare potrebbe essere anche insomma che rientrino in quella categoria che vacciniamo, proprio per permettere il rientro in sicurezza, però mi riservo di verificare. Mi pare che abbiamo concluso, vero? Grazie, a domani. Assessore, posso fare un'altra extra? Sì. Su 30.0 ti pare che... Ma le telecamere sono chiuse? Sì. Rientriamo quindi in diretta, questa la conferenza stampa del governatore Zaia con l'assessore Lanzarin, tanti i temi affrontati in questa ora, a cominciare dagli assembramenti a cui abbiamo assistito nel weekend, il primo weekend in fascia gialla per il Veneto dopo tanto tempo. Ci sono stati ovviamente degli abusi, insomma li abbiamo visti e ve li abbiamo anche raccontati. Da qui è partito inevitabilmente il governatore strigliando chi ha avuto atteggiamenti non consoni, un copione in realtà che abbiamo già visto in precedenza. Non a caso lo stesso Zaia ha riferito che con ogni probabilità sarà adottata una nuova ordinanza.
un'ordinanza, sentiti i sindaci delle città capoluogo. Un'ordinanza comunque che non avrà effetti, così ha ribadito Zaia, nei confronti delle attività commerciali e produttive. Quindi probabilmente un'ordinanza che si concentrerà in maniera particolare sul tema degli assembramenti, quindi dei flussi per i centri storici delle grandi città. Tanti altri poi i temi affrontati, ma ci collegheremo più tardi con Ilaria Marchiori da Marghera. I dati del contagio li possiamo vedere con calma insieme, perché i nuovi casi di positività al virus nella notte sono stati 217 in tutto il Veneto. Prosegue quella che abbiamo definito come una frenata del contagio. Sono numeri molto distanti da quelli di qualche settimana fa. Ce ne rendiamo conto soprattutto se guardiamo i numeri delle terapie intensive e dei ricoveri in area non critica, perché questi ultimi sono 1636. Come vi ricorderete, avevamo superato abbondantemente i 3000. Lo stesso si può dire anche per le terapie intensive, che attualmente sono 188. A Capodanno, questo è il parametro di raffronto, erano più di 400. Quindi la frenata c'è, lo si vede non solo in termini di contagio, ma anche di ospedalizzazione. Prima di passare però al nostro nuovo ospite e capire come si sta muovendo la politica a livello romano, c'è un'ultima ora di cronaca di cui vi dobbiamo dare conto e che ci porta a Padova, perché è morta, non ce l'ha fatta, la bambina cinese di 16 mesi caduta una settimana fa dalle scale di casa. Vediamo. Troppo gravi ed estesi i traumi riportati, non ce l'ha fatta la piccola di 16 mesi precipitata martedì scorso dalle scale del condominio di Via Perosi all'Arcella, dove viveva con i suoi genitori. La bimba, come riporta un articolo del Mattino di Padova, è morta tra sabato e domenica nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Padova, dove era arrivata in condizioni disperate dopo il volo di 4 metri. Martedì mattina la bambina era in casa con la madre, pare sia sfuggita al controllo. In pochi minuti si è consumata la tragedia, ha raggiunto il pianerottolo gattonando ed è caduta scivolando tra la ringhiera delle scale. Fin da subito i medici avevano rilevato danni cerebrali molto gravi. Ora anche la posizione della madre potrebbe aggravarsi e rischia di essere indagata, visto che la piccola era affidata a lei, ma si dovrà capire anche se nel palazzo le norme di sicurezza siano state rispettate. La famiglia viveva da tempo nel condominio di Via Perosi, il papà è un insegnante della scuola cinese del quartiere. Questo quindi il tragico aggiornamento da Padova, ma ci sarà ancora tanta cronaca e tanti ospiti subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta per raccontarvi questo lunedì 8 febbraio, tanta la cronaca, tanta soprattutto la politica, perché fra poco più di un'ora riprenderanno le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi, che diciamo sarà chiamato ad approfondire l'appoggio arrivato dalle forze politiche principali, a cominciare da 5 Stelle e Lega. Quindi si entrerà nel vivo delle questioni politiche e di quelle che fino ad adesso sono state delle prese di posizioni anche dettate dalla tattica politica. Ma vedo collegata con noi da Marghera Ilaria Marchiori per un aggiornamento su quanto detto oggi dal governatore Zaia. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno Christian, buongiorno anche a tutti i nostri telespettatori. Si è proprio appena conclusa la conferenza stampa del governatore Zaia insieme all'assessore Lanzarin. Oggi si è parlato naturalmente del primo fine settimana da zona gialla e poi anche di vaccini, che è un tema molto molto caldo in questo periodo. Innanzitutto il governatore ha esordito dicendo che il calo della curva non è più così importante
importante come quello che c'era stato qualche giorno fa, e proprio per questo bisogna prestare ancora maggiore attenzione, soprattutto in questo momento, anche alla vista, anche alla luce del fatto che ci siano delle zone in cui il virus è particolarmente aggressivo, come ad esempio in Umbria, ha detto Zaia. E poi c'è sempre la questione importantissima del tema delle mutazioni. Proprio per questo motivo si rivolge in particolare ancora una volta ai cittadini perché non si creino assembramento, e dice che rispettando le regole che ormai ripetiamo da un anno, ovvero quella di indossare tutti i dispositivi di sicurezza, di tenere almeno 2 metri di distanza e quindi non creare assembramenti, sono fondamentali e valgono soprattutto più di un lockdown, ha detto il governatore. E poi ovviamente da esaminare, da tenere sotto controllo, c'è il tema della riapertura delle scuole, dell'aumento anche dei trasporti e questo rischio variante che si sta polarizzando proprio sui più giovani. Ecco perché sarà importantissima l'applicazione del progetto annunciato la scorsa settimana dalla dottoressa Russo di monitorare i giovani anche andando nelle scuole e poi nelle piazze, nei luoghi frequentati soprattutto dai giovani che si recano a bere lo spritz. Il governatore però ha detto che non esclude di fare un'ordinanza che, se farà, perché il se in questo momento è d'obbligo, sarà nei prossimi giorni, dunque entro questa settimana, ma lo deciderà in base un po' all'andamento della curva e a quello che accadrà appunto in questi giorni. Un'ordinanza che comunque ha specificato non andrà a chiudere i confini comunali, anche perché non vuole andare ad intaccare ulteriormente le attività economiche già al collasso, come ben sappiamo. Ha poi fatto un esempio anche abbastanza estremo, nel senso che il presidente Zaia ha detto: per assurdo potrei anche dire che se ci fossero posti letto ad oltranza negli ospedali, direi a ognuno fate quello che volete e poi se decidete di rischiare eventualmente di prendervi il virus, tra virgolette, è una vostra scelta. Però poi ha detto allo stesso tempo che non si tratta solo di se stessi, ma anche di proteggere gli altri, dunque chi ci sta di fianco, che possono essere i genitori, dei figli, i nonni, e quindi bisogna avere anche una doppia responsabilità, perché se molti possono dire di me stesso non mi interessa, come qualcuno ha dichiarato anche in qualche intervista, bisogna invece pensare agli altri ancora una volta, proprio per salvaguardarli e proteggerli. Dunque è fondamentale il rispetto delle regole, questo ormai un appello che il governatore rivolge da tantissimo tempo a tutti i cittadini. È importante e fondamentale, ha detto, che c'è la necessità di fare un bilancio che sarà effettuato più o meno alla fine di febbraio, proprio per capire l'andamento di questo mese, di tutto il mese, con la riapertura delle scuole e anche con la nostra regione in fascia gialla. E poi si è parlato, come dicevo all'inizio, di vaccini. È inspiegabile, ha detto ancora una volta il governatore, come ci siano delle offerte sul mercato. Ed è proprio inspiegabile, ha detto, che se effettivamente ci sono, non siano state vagliate prima. Però qui ha messo un punto alla frase, proprio per non creare delle polemiche. Quello che è vero è che la regione, come già aveva annunciato la scorsa settimana, ha ribadito oggi il presidente Zaia, si sta muovendo, sta vagliando tutte le possibilità per trattare degli acquisti di vaccino, naturalmente vaccini che sono autorizzati sul mercato, perché quelli non autorizzati si potrebbero, certo, avere anche subito, ma ha detto la regione vuole agire con tutta la legalità possibile, con tutte le dunque cautele ovviamente si tratta con tutte le cautele del caso, Ilaria. Io ti ringrazio perché adesso ho anche un tassativo, grazie per questo aggiornamento puntuale, ovviamente tutti i dettagli nel corso delle nostre edizioni. A voi grazie. Adesso vediamo insieme le previsioni del tempo della nostra Alice Montagnier, dopo ci ritroviamo ancora qua. Thank you.
Benetton, centro assistenza tecnica per caldaie a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana dal nostro territorio, ma c'è da dire che la settimana che inizia sarà bersagliata da nuovi episodi di maltempo. Vediamo intanto il dettaglio di lunedì 8 febbraio. Sul Veneto prevale una certa instabilità. Al mattino il cielo risulterà molto nuvoloso, ancora con qualche pioggia sparsa sulle varie province della nostra regione. Con il passare delle ore e dunque a partire dal pomeriggio non si escludono delle parentesi più asciutte e anche maggiormente soleggiate. Temperature senza particolari variazioni, minime tra i 2 e i 5 gradi, valori massimi invece fino ai 12 gradi. Stessa situazione poi anche sul Friuli Venezia Giulia, inizialmente precipitazioni anche moderate, entro pomeriggio sera migliora con momenti con un po' più di sole. Temperature minime fino ai 7 gradi, massime invece fino ai 9-11 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, occasionali piovaschi, in mattinata ampio soleggiamento invece con il passare delle ore, neve a bassa quota sui confini alpini. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime invece fino a 8 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaie a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Di nuovo in diretta, quindi si apre una settimana decisiva per il governo Draghi, un termine molto abusato questo di settimana decisiva perché ormai un po' tutte le settimane sono decisive, ma per quanto riguarda la formazione del governo, dell'ex presidente della BCE dovremmo esserci. C'è già una data che è quella di venerdì 12 per il giuramento, però se rimaniamo alle forme la partita è ancora aperta. Inizia fra poco, dicevamo, un secondo giro di consultazioni, oggi con i partiti più piccoli, domani con le formazioni politiche principali, a partire da Lega e Movimento 5 Stelle, forze politiche che sabato sono state protagoniste di una svolta, se vogliamo, filo draghiana, filo governativa, filo europeista, chiamiamola come vogliamo, ma di fatto ci troviamo di fronte ad una maggioranza allargata che va per l'appunto governata. Quindi il premier incaricato di fatto si comporterà come un arbitro nelle prossime ore. È così? Chiedo a Nicola Palumbo, il nostro consulente aziendale. Buongiorno Palumbo. Salve, buongiorno a lei. Buongiorno a lei. Beh sì, sono giorni sicuramente caldi che però sembrano già far vedere una prospettiva certa. Il governo Draghi nascerà a breve, venerdì diceva lei, potrebbe essere. Nascerà con una maggioranza estesa, molto, molto ampia, che probabilmente vedrà non facente parte solo Fratelli d'Italia, che pare abbia affermato di voler stare all'opposizione. È chiaro che con questi auspici ci si aspetta molto. Quando nasce un esecutivo così forte, di consenso così ampio, aspettative sono sempre molto, molto, molto alte. Vorrei però essere un po' più cauto, cioè dobbiamo per un attimo uscire dal concetto dell'uomo forte. Sicuramente Mario Draghi è un uomo estremamente competente, probabilmente il più forte policy maker che l'Italia ha nel mondo. Quindi parliamo di una persona di assoluto prestigio, però
non è neanche giusto che faccia da solo. C'è un confronto quotidiano che dovrà per forza avere con le varie forze politiche, un confronto che porterà per forza alla mediazione, un confronto che quindi per forza renderà forse meno pura ma più ampia la sua azione. Quindi c'è un Parlamento che è lì, che è composto dalle stesse persone che sostenevano, opponevano il governo Conte. Quindi c'è troppa idea di un uomo forte arrivato e giunto dall'esterno per risolvere tutto. Non è così. Mi piacerebbe fosse chiaro, perché poi si resta anche male, no? Il governo Draghi non ha fatto niente. Sì, c'è una mediazione però che deve fare, e su questo punto si gioca molto anche delle eventuali aspettative che noi possiamo avere, delle delusioni che eventualmente possiamo subire. Diciamo, Palumbo, che più alto è il profilo, più alte sono le aspettative. Poi questa tendenza a incensare il salvatore di turno non è nuova. Federico Fubini sul Corriere della Sera sabato diceva che le mode passano, ma le agende di governo restano, riferendosi anche all'innamoramento che l'Italia aveva subito nei confronti di Mario Monti nel 2011. Ci fu qualche settimana di luna di miele totale, insomma, poi è andata come è andata. Certo, per questo il mio consiglio, che ovviamente non conta nulla, è quello di puntare su alcuni obiettivi. Cioè, dobbiamo dire in maniera molto chiara perché esiste il governo Draghi. Esiste perché siamo in emergenza, perché l'emergenza è di diversi ambiti, credo tutti, e serve una persona esperta, tecnica, esterna, credibile, che vada a intervenire su obiettivi e temi specifici. Cioè, per esempio, abbiamo un piano vaccinale, va organizzato, va gestito, va messo in atto, ok? Abbiamo un recovery fund da scrivere, un progetto dell'Italia per l'Italia che sarà nei prossimi 10-15 anni, l'Italia che noi vogliamo, è bene che lo faccia Draghi. Abbiamo una pandemia, un'emergenza mondiale che condiziona tutti da troppo tempo, mi pare siamo quasi 11 mesi, un anno, ecco, che si occupi di questo tema. Ma una volta raggiunti gli obiettivi, credo per la sua immagine, per il motivo per cui è anche sorto questo esecutivo, sia opportuno tornare alle elezioni e tornare quindi a dare voce e parola agli italiani. Questo perché si rischia, come nella tradizione, nella cultura nostra, si dice anche che proprio come l'ospite, un governo tecnico inizialmente apprezzatissimo, dopo qualche giorno puzza, perché le forze politiche inizialmente accolgono con grande ottimismo, con grande vicinanza un esterno, un tecnico che arriva, ma sono subito pronte, laddove questo tecnico andasse a toccare certi interessi, certi temi che sono specifici di un movimento, di un partito, a tirare indietro, a mediare, a attaccare eventualmente un giorno. Per questo ricorderà bene il governo Monti, che è un esempio molto chiaro, che nasceva con altre prospettive, però inizialmente ebbe un consenso enorme e poi a mano che si andarono a toccare le pensioni e altri punti chiave della nostra società, andò a perdere consenso fino a sparire. Il movimento civico poi proposto dal senatore Monti credo che non esista più, se esiste è stato inglobato in qualche altro partito. Quindi io, per la stima che ho per Mario Draghi e per la contentezza, che in passi il termine, di avere una personalità di questo tipo alla guida dell'Italia, vorrei che facesse lo stretto indispensabile. Ecco, cioè, diciamo che troppo entusiasmo, quindi, e troppe aspettative rischiano di fare male allo stesso Draghi. Aspettative, sì, dicevamo, altissime, soprattutto da parte delle categorie economiche, dell'economia reale, ma anche dei grandi mercati
finanziari, se è vero come è vero che lo spread è sceso sotto quota 100, è arrivato a 93 e c'è chi prevede arriverà a 50-60, una quota che di fatto in Italia non si era mai vista, mai visto un differenziale così basso fra BTP italiani e Bund tedeschi. Tra l'altro, se questa è la prospettiva, a livello economico i BTP andrebbero a costare meno del MES fondamentalmente. Sì, allora guardi, quando arriva una persona di questo tipo così credibile all'estero, per forza i mercati rispondono bene. Questo vale sempre, questo vale in un'azienda, vale in qualunque ambito. Dobbiamo capire se si tratta di un'infatuazione nel breve termine o invece di una come dire, di una prospettiva più solida, perché gli interessi sul BTP oggi sono vantaggiosi ma non stanno ancora incidendo molto su quella che è l'economia nostra. Dobbiamo attendere almeno qualche mese, dobbiamo finanziarci ancora qualche mese per poter avere un reale vantaggio. E certo, se l'inizio è questo si può sperare bene. Non farei grandi preamboli oggi, non farei grandi pianificazioni oggi proprio sulla base del fatto che i mercati spesso rispondono anche di pancia. C'è una figura nuova, una figura importante, c'è aspettative, quello che si diceva prima, le aspettative sono molto alte, quindi diamo fiducia. Attenzione che se le aspettative dovessero essere in qualche modo, anche in modo parziale, smentite, un contraccolpo ci sarebbe. Perché esattamente come per un'azienda che annuncia magari o pianifica o fissa alcuni target economici e non li raggiunge, e poi al contraccolpo chiaramente una quotazione in borsa, allo stesso tempo anche uno Stato che emette BTP, che emette titoli, che emette obbligazioni e che quindi di fatto ha un vantaggio nell'avere una guida forte, laddove questa guida forte non fosse all'altezza o non fosse secondo aspettative, potrebbe avere contraccolpo non da poco. Quindi andiamo cauti, questo è il mio parere. Se fosse così, come dice lei, è più vantaggioso il BTP rispetto al MES, probabilmente sì, ma ragioniamoci a 4 mesi, a 6 mesi, ad oggi è ancora presto. Ecco, quindi il messaggio suo, Palumbo, è molto, molto chiaro, non facciamoci prendere da facili entusiasmi, anche perché in economia serve andare avanti attraverso atti concreti e concretezza. Quindi. E, sento una cosa... Palumbo, abbiamo parlato di questa apertura di credito delle imprese industriali, del commercio. Lei che vive le aziende quotidianamente da consulente impegnato sul fronte, qual è la priorità che dovrebbe prendere in mano Draghi in questo preciso momento? Cosa serve? Qualcosa di concreto, di operativo? Allora, guardi, il vero tema, secondo me, è sanitario. Cioè, per me sarebbe facile dirle diamo soldi alle aziende. Il sussidio è un tampone, giusto che va di moda il termine. Diamo un'iniezione di soldi freschi alle aziende in modo tale che restino in piedi. Ma il sussidio è pro tempore, dura poco. Non possiamo risollevare il nostro tessuto socio-economico senza la soluzione, la fine della questione sanitaria. Perché lo vediamo bene, le aziende oggi non possono pianificare niente. Cosa andiamo a pianificare? La stagione dell'inverno prossimo, parlo del tessuto imprenditoriale nostro, quindi della mia città, che vive da neve, con gli impianti chiusi per quanto tempo? Non è possibile pianificare nulla. Se verrebbero chiare, certezze, prospettive un po' più stabili, ma mi rendo conto che non sia facile. Pertanto, se lei mi chiede oggi, io andrei ad agire subito sulla contribuzione, sull'imposizione fiscale, cercherei di ridurre al minimo tutto quello che è portatore di uscite per le nostre imprese, per forza, allungherei ancora l'impossibilità di licenziare o di licenziamenti, cassa integrazione in deroga, certo. Ma senza una prospettiva a medio termine nessuna azienda oggi è capace di pianificare il futuro, e senza una pianificazione certa siamo costretti a campare vivendo la giornata o ad ogni venerdì, quando sappiamo se siamo gialli o non siamo gialli, non siamo arancioni o chissà di che fascia siamo. Senta, ecco, Palumbo, il Governo Draghi vorrei che fosse un po' più spostato ad un medio termine, orientato ad un medio termine, perché la fiducia nel medio termine, la serenità nel medio termine è ciò che consente alle aziende di esercitare con
tranquillità la loro attività di impresa. Palumbo, lei mi ha appena invitato a nozze perché ha fatto un riferimento alla sua città, al tessuto economico produttivo della sua città che, lo diciamo, è Montebelluna. Pochi giorni fa, proprio da diversi volti, anche da diversi imprenditori del Montebellunese, è arrivato un appello, le hanno rivolto un appello perché si candidi a sindaco alle prossime elezioni amministrative. Montebelluna è uno dei centri principali che dovranno andare a rinnovo amministrativo. Ci ha pensato, perché si era preso qualche giorno di tempo, o la riflessione è ancora in corso? Allora, io ho pensato, chiaramente sono cose che ti succedono e che portano per forza a dover pensarci un po', perché sono... Non si parla di una piccola cosa, si parla di prendere in mano l'amministrazione eventuale di una città, in termini di tempi, di vita, di professione, cambia tutto. Io sto pensando ancora, ma ho le idee chiare invece su un approccio che mi piacerebbe fosse messo in campo. Io sento tanti nomi, tra cui adesso c'è anche il mio, grazie, che ha pensato a me. Invece vorrei che si partisse per una volta dalle idee, dai programmi, dai progetti, dall'idea di questa città nei prossimi 10 anni. L'amministrazione uscente è durata 10 anni di fatto e ha fatto anche cose, devo dire, che a me sono piaciute, però ne mancano, cioè ora iniziamo un percorso nuovo. Allora, io, se le forze politiche, le forze civiche della mia città mi dovessero reputare una persona da stare seduta al tavolo in cui verranno scritte le nuove idee, le nuove visioni per la nostra città, se posso dare il mio apporto per poter definire cosa sarà della nostra città tra 10 anni, come risolvere certe questioni, come cambiare un certo modo di concepire l'edilizia pubblica, per esempio, come ragionare di ambiente, come ragionare di commercio, di cultura, allora sono qui, sono disponibile, senza alcun tipo di schieramento ad oggi, ma parlando con tutti. Se invece non si dovesse partire dalle idee, si dovesse partire solo da una lista di nomi, un elenco di nomi buttati lì, e poi dovesse giungere una segreteria partitica di turno dicendo tocca a lui, come se fosse una lista d'attesa da qualche parte, allora guardi, allora lo dico fin da subito. Non è il mio, non è il mio. Io sono un tecnico. Allora, come c'è il premier tecnico, c'è anche il sindaco tecnico, mi pare di capire. Ma è un approccio tecnico, mi passi questo termine. Io sono un tecnico, non faccio politica. Quindi il mio approccio parte dai progetti, dalle cose, da quello che dobbiamo fare, obiettivi, fatti. Si presenta un piano, si dice molto bene, noi vogliamo arrivare lì e lo vogliamo fare con questi uomini. Ma gli uomini arrivano dopo. Io sono a disposizione della mia città se la mia città ritiene che io possa essere una persona valida per aiutare nella nuova visione della nostra città. Cosa sarà di Montebelluna nel 2031? Che città sarà? Ecco, se iniziamo a parlarne oggi, a quel tavolo posso starci, se farà piacere. Se oggi invece siamo ancora qui, spero che non succeda, ma a parlare di Nicola Palumbo sì, un altro no, un altro forse, non mi interessa, sto bene dove sto, ho le mie cose e non è questo ciò che io credo sia giusto per l'amministrazione della cosa pubblica. Diciamo, Palumbo la interpreto come un sì condizionato, molto condizionato. Comunque, insomma, sono, ci sarà a modo. Disposizione, diciamo, come profilo tecnico. Poi il mio ruolo, la mia posizione, dove vorranno usarmi, se sono utile, se sono ritenuto utile, allora lo capiremo. Però non è oggi che dobbiamo parlare di candidature, poltrone, sindaci, oddio, tu farai l'assessore se mi sostieni. Cioè queste cose, che sa che di lavoro faccio questo, per cui le ho viste in 100.000 salse e abbiamo visto anche a livello nazionale, certo, che una logica basata solo sull'opportunità del breve periodo alla fine porta a dover chiamare un tecnico. Allora grazie. Io
Esatto, ok, prego, prego. Grazie a Nicola Palumbo, molto, molto chiaro, ma comunque su questo ultimo fronte ci terremo aggiornati, perché insomma le partite politiche locali sono fondamentali anch'esse. Grazie a Nicola Palumbo. Prima di andare in pubblicità abbiamo un aggiornamento di cronaca, c'è in linea la collega Luisa Bertini che ci aggiorna su un'importante operazione dei carabinieri di Treviso. Luisa, mi senti? Sì, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Buongiorno Luisa. Sono stati arrestati i componenti di una banda criminale che agiva a danno degli anziani per derubarli con quella che viene comunemente chiamata la tecnica dell'abbraccio. I carabinieri di Treviso, nell'ambito di un'operazione tra l'altro internazionale, hanno messo fine a questo sodalizio in cui i tre componenti della banda avvicinavano gli anziani con delle scuse e poi li derubavano dei gioielli che indossavano, a volte anche con violenza e aggredendoli, ed è proprio quello che è capitato anche a Giovanni Coghetto, 84enne di Arcade, il 2 agosto scorso, che era stato aggredito dalle due donne della banda e nel tentativo di difendersi era stato strattonato, spintonato e fatto cadere per poi essere derubato del bracciale e della collanina in cui aveva legato la fede della moglie. Le lesioni che aveva riportato dopo due mesi gli sono state fatali e l'uomo non ce l'ha fatta, quindi le lesioni lo portarono alla morte. Grazie alle telecamere di videosorveglianza piazzate nel centro di Arcade e una complessa attività investigativa, i tre e un uomo su cui pendeva un mandato d'arresto internazionale, tra l'altro loro sono cugini fra loro e hanno tra i 21 e i 27 anni, quindi sono anche molto giovani, sono stati arrestati al confine con la Slovenia. Dovranno rispondere di furto aggravato, rapina aggravata e omicidio preterintenzionale. Il modus operandi era sempre il medesimo, quindi i tre viaggiavano in auto, in un Opel nera, lui alla guida, le due donne posizionate nei sedili posteriori, perché osservavano da lì le potenziali vittime, che appunto solitamente erano degli anziani che venivano avvicinati nei pressi delle chiese o dei cimiteri. Riporto una frase del GIP che ha definito questa banda come artefice di una convulsa attività seriale. E perché seriale? Perché si presume siano responsabili di almeno una quarantina di colpi in tutto tra il Veneto, la Lombardia, la Toscana e le Marche. Tra l'altro anche nel Trevigiano quello relativo all'84enne di Arcade non è l'unico colpo accertato, perché lo stesso giorno, quindi il 2 agosto, erano stati anche a Motta di Livenza e avevano avvicinato una settantenne per rubarle la catenina d'oro. Ripeto, la videosorveglianza è stata fondamentale. Tra l'altro poco fa ho persino incontrato il sindaco di Arcade, che mi ha detto che ad Arcade c'è un circuito di ben 40 telecamere di videosorveglianza. Che hanno fatto la differenza, e lo vediamo anche dalle immagini diramate dai carabinieri di Treviso. Grazie davvero Luisa, ovviamente tutti i dettagli nel corso dei nostri telegiornali. Grazie Luisa Bertini. Adesso per noi c'è qualche istante di pubblicità, dopo parleremo di bambini, della paura del buio e delle paure che sono aumentate proprio in questa pandemia. Subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta con un ospite che è qui con noi in studio, già lo conoscete, Michele Canil, psicoterapeuta, neuropsicologo, che ci sta aiutando in questo periodo di pandemia a mettere in fila tutta una serie di problematiche che comunque sono insorte in questo periodo o comunque si sono aggravate, perché è così. E un disagio, se vogliamo dirla tutta, Canil, intergenerazionale, che abbraccia tutte le generazioni, i più anziani, i più giovani.
e abbraccia anche i bambini. Molto spesso magari non ce ne rendiamo conto, ma i bambini stanno soffrendo particolarmente questo periodo e stanno accentuando anche alcune loro paure, come la paura del buio. È così? È così, sì. Senza dubbio, tra le varie categorie anche i bambini, insomma, a loro modo accusano queste restrizioni che d'altronde colpiscono un po' tutte le fasce. Ecco, rispetto alla paura del buio, direi sia in senso stretto, cioè sono un po' aumentate, diciamo, le paure, le fobie specifiche in questo periodo, lo stiamo notando un po' tutti noi addetti ai lavori, ma è anche vero che stanno aumentando le paure del buio in senso simbolico, quindi un po' la paura dell'ignoto. I bambini, tutto sommato, dal loro canto hanno anche un grande vantaggio, cioè la capacità di astrarre, di mettersi a fare dei giochi e quindi di distrarsi, e quindi anche la capacità in un certo senso di dissociare, no? Dissociare per i bambini è un processo naturale di difesa. Allora, è vero che ci sono dei bambini che ben tollerano questo periodo, che in qualche modo, vuoi per risorse familiari, vuoi per risorse personali, vuoi perché l'ambiente magari ha avuto delle possibilità, diciamo, di distrazione maggiori, riescono a far fronte, diciamo, con una certa capacità. Altri bambini che, insomma, entrano in difficoltà un pochino di più. Ovviamente, quando diciamo bambini, lo spettro è abbastanza ampio, no? Possiamo parlare dei bambini, diciamo, dall'età del linguaggio in su fino alla preadolescenza. Proviamo a concentrarci un attimo, io dico, su una categoria che particolarmente preoccupa le mamme, che è un po' la fascia dell'asilo nido e quindi delle scuole elementari. Lì bisogna stare attenti in particolare ad un primo aspetto, cioè curare un pochino l'igiene di quelli che sono i discorsi e le cose che vengono dette in casa. Quindi stiamo attenti alla quantità di ansia che potremo trasferire ai nostri figli, quindi a ciò che essenzialmente proviamo e come noi viviamo questo momento. Un altro aspetto è l'aspetto verbale, no? Quindi c'è un aspetto preverbale, che sono sostanzialmente le emozioni che girano nell'aria, nella famiglia di questi bambini. L'altro aspetto è un po' l'ansia specifica, che può essere dovuta anche semplicemente ai discorsi che si fanno magari tra genitori, tra adulti, e che loro captano in un certo senso. Quindi tendenzialmente lì dove c'è questo, è confermato non solo da ciò che osserviamo oggi, ma anche da importantissimi studi. E sono gli studi di Bowlby del secolo scorso, che hanno fatto proprio mettere in evidenza come il clima familiare, ciò che il bambino respira a livello di linguaggio, a livello di clima emotivo, diventa fondamentale per come lui vive il suo momento storico, ma anche per l'adulto che sarà. Quindi questo è importante anche per mettere delle basi. Diciamo che l'angoscia dei genitori si trasmette ai bambini fondamentalmente, e questo è un periodo di grande angoscia. Tra l'altro, lei diceva, soprattutto la figura della madre ha questo potere, chiamiamolo così, e proprio le donne, tra l'altro, sono quelle che più stanno soffrendo di questo periodo di pandemia, anche dal punto di vista occupazionale ed economico. Quindi, se guardiamo il fenomeno nel suo complesso, dobbiamo interrogarci su tanti fattori, da quello appunto economico occupazionale a quello psicologico. È una filiera che porta poi appunto a parlare di quello di cui stiamo parlando ora. Senz'altro dobbiamo valutare il benessere generale di una famiglia, di una mamma, di un padre, che nel fare il loro complicatissimo mestiere di genitore assorbono una serie di contesti, che sono quello lavorativo, quello della perdita del lavoro, piuttosto che quello del ruolo di figli, quindi con i nonni del bambino, diciamo, con i propri genitori, piuttosto che della relazione di coppia di per sé, che anch'essa non è una particella da sottovalutare, perché in tutto questo ricordiamo che i bambini assorbono anche la modalità con cui noi siamo genitori, ma in coppia. Quindi tutti questi aspetti sono un po' quelli che
traslando, diciamo, da un altro ambito, si potrebbero chiamare l'igiene del clima relazionale che un bambino vive. È vero, sì, che lì dove ci sono una serie di difficoltà in filiera, no? Come diceva lei, quindi mettiamo un disagio lavorativo, un disagio nella coppia, una problematica, non so, nelle modalità comunicative, ad esempio, della famiglia, ecco che già quello può essere un fattore più che sufficiente affinché i bambini assorbano una certa dose di paura dai genitori. Cosa succede? Quando la mamma è eccessivamente ansiosa, facciamo questo esempio, accade che il bambino vive due situazioni contemporaneamente. Da un lato la mamma è occupata a cercare di risolvere le proprie ansie, quindi una sorta di perdita temporanea della figura. Dall'altro il bambino riceve anche quella dose che la mamma emotivamente sta vivendo. Questo aspetto diventa fondamentale perché oltre un certo limite, come dicevamo prima, può scatenare delle fobie specifiche, sono un primo campanello di allarme. Quindi a quel punto è importante intanto provare autonomamente a migliorare un po' la condizione generale della casa, della famiglia, delle mura domestiche. Poi se necessario si faranno altre azioni. Però invito sempre prima di tutto i genitori a fare una riflessione su loro stessi. E questa paura del buio è una paura, diciamo così, emblematica probabilmente, che assomma tanti tipi di paura, se non sbaglio, stando a quello che lei sta dicendo. Sì, la paura del buio in particolare è una di quelle paure, diciamo, complesse, multifattoriali. Nel buio c'è sì l'indefinito, ma c'è anche la possibilità che il buio sia riempito dalle fantasie angoscianti dei bambini. È vero che entro una certa soglia, più o meno tutti abbiamo avuto un timore del buio, piuttosto che del risveglio notturno o del sogno. Però ecco, è sempre la quantità che fa la differenza, no? Quando comincia a essere una cosa piuttosto stabile, quando si ripete nei giorni, quando comincia a ripetersi magari anche nei mesi, ecco, magari lì è il caso di intervenire, perché quella paura del buio probabilmente nasconde delle difficoltà sulla percezione della sicurezza che ha il bambino in sé e anche della sicurezza che trasmette alla famiglia. Quindi diciamo, ci troviamo di fronte ad un mosaico di emozioni fondamentalmente difficile da gestire, ma spieghiamolo anche a chi è a casa. Quando è che bisogna preoccuparsi? Cioè quando è che questa paura del buio diventa in qualche modo patologica e deve essere in qualche modo curata? Quando è che, per esempio, il professionista, che può essere appunto uno psichiatra, uno psicoterapeuta, un neuropsicologo, entra in azione, deve entrare in azione? Qual è il campanello d'allarme? Allora, diciamo che se idealmente la famiglia ha già provveduto a creare un buon clima, se non vi sono situazioni di comunicazione particolarmente sostenuta, se il bambino vive tutto sommato un ambiente buono, escludiamo altre cause che siano dovute magari a dei fatti successi, a piccoli atti di bullismo, a difficoltà nella socializzazione che hanno creato una paura, e vediamo che questa paura si protrae nel tempo, insomma io dico che in qualche settimana forse è meglio provare a chiedere al proprio pediatra di fiducia o piuttosto che direttamente al professionista specifico un aiuto. Ricordando che oggi stiamo parlando della paura del buio, ma ci sono altre paure, no? Che sono un po' delle paure sentinelle. Ad esempio i bambini che smettono improvvisamente di fare una certa azione che prima facevano. Quindi dei cambiamenti drastici, improvvisi, ma che creano un limite nel bambino, no? Ad esempio in questo periodo io noto molto anche delle difficoltà nell'alimentazione, nella svogliatezza rispetto al fare dei giochi, piuttosto che alcuni bambini che hanno talmente preso a cuore la situazione storica che stiamo vivendo che addirittura sono i primi a mettere una resistenza sulla socializzazione. Anche quelli sono campanelli di allarme che insomma è bene non far... Quindi un'eccessiva quasi responsabilizzazione. Assolutamente sì. Come se i bambini avessero assorbito in toto quelle comunicazioni che magari tra adulti hanno sentito e captato, le hanno ridisegnate nella loro mente e le hanno ingigantite al punto di fare un'autocensura sul comportamento. E,
questo atteggiamento può essere un alibi, per quanto inconsapevole, cioè il fatto di estraniarsi magari dal gruppo e prendere, diciamo così, il pretesto della pandemia. Certo, può essere assolutamente un alibi, insomma non creiamo allarmismi sicuramente. Diciamo che è la ripetitività, no? La difficoltà di alcuni genitori nel rimettere, come dire, il bambino nella giusta carreggiata, nella situazione precedente, quello deve essere un segnale, altrimenti, insomma, come dire, le fatiche quotidiane, la stanchezza anche nel bambino, no? Spesso li porta a cercare degli alibi, delle giustificazioni. Però in generale l'area del sociale, l'area del poter interagire, dell'andare all'asilo volentieri come lo faceva prima, quella dovrebbe rimanere abbastanza pulita. Tra le angosce, tra le paure dei più piccoli, parlando, perché ci siamo confrontati poco prima di venire in onda, c'è la paura di morire. C'è anche questo tipo di angoscia, è abbastanza scioccante. Sì, questa è una tematica, diciamo, che stiamo vivendo oggi. Alcuni bambini, una piccola parte, ma purtroppo non sono in grado di dare delle cifre perché è un po' prematuro in questo momento. Però alcuni bambini stanno soffrendo un po' di questo genere di pensiero, che nella teoria, ma anche nell'esperienza di tutti, non dovrebbe essere un pensiero che i bambini possano concepire. È vero che in una situazione come questa sappiamo che può esserci una sorta di sindrome di questo tipo, perché l'abbiamo già sperimentata, cioè la letteratura scientifica ci ha già raccontato come sia in periodo di guerre, piuttosto che in altre parti del mondo, durante dei conflitti, ma alcuni bambini hanno sviluppato questo genere di timori. Attenzione anche qui ai messaggi che passiamo loro. Ovviamente il primo mondo di qualsiasi bambino è la mamma, dopodiché questo mondo si estende, diventa la famiglia, poi diventa un po' la cerchia parenti, amici, diciamo la prima cerchia di frequentazione. È importante mantenere una certa attenzione e in questi casi, se la paura di morte diventa eccessiva, vedere intanto se con delle prime armi semplici o con una consultazione dei genitori attraverso lo specialista si riesce a fare qualcosa. Dico una consultazione dei genitori perché non è sempre necessario creare la situazione per cui un bambino veda lo specialista, vada nello studio, perché comunque anche quello è da tenere in considerazione. Quindi si agisce con delicatezza e spesso attraverso i genitori di sponda. Diciamo che all'inizio c'è un lavoro di filtraggio anche, possiamo chiamarlo così, da parte dello specialista. Assolutamente, bisogna, proprio per evitare di mettere subito un segno e un'attenzione eccessiva su quello. Nella maggior parte dei casi, attraverso un buon lavoro con i genitori, si riescono a risolvere queste situazioni. Senta, dottore, lei prima ha parlato di bullismo. Ieri è stata la giornata per la lotta al cyberbullismo, un fenomeno che è aumentato esponenzialmente, soprattutto negli ultimi mesi, visto l'aumento della virtualità. Lei che cosa nota nella sua opera, nella sua attività quotidiana? Innanzitutto è chiaro che in questo momento la tecnologia, che fino a prima un po' tutti noi specialisti come dire mettavamo una certa attenzione nel dire limitatela, fate un uso consapevole eccetera, in questo momento ci torna utile per grandi e per i piccoli. I piccoli però hanno sempre bisogno di un filtro dagli adulti. Lì dove gli adulti hanno eccessiva fiducia, può essere da un lato un bel gesto perché il bambino percepisce una certa fiducia, ma dall'altro attenzione perché, come dire, può andare fuori controllo, e purtroppo è ciò che è accaduto, io noto, nell'ultimo anno in diverse situazioni. Ovviamente uno dei casi è il cyberbullismo, che ormai, come dire, semplicemente importa all'interno della rete quello che è un atteggiamento di alcuni bambini al di fuori. Però facciamo anche attenzione che oltre al cyberbullismo ci sono altri pericoli, ovviamente, insomma, parliamo di pedofilia, ma anche di semplici altre azioni che magari possono avvenire da
chissà qual è stato nel mondo, chissà quale persona, quindi è sempre bene mettere un buon filtro come genitori e tenere un controllo. Senza paura, diciamolo ai nostri figli, anche se preadolescenti, come dire, anche sui 10 anni, non crea danni se la mamma, il papà o comunque le figure genitoriali dicono: guarda che noi controlliamo ogni tanto cosa fai, dove vai, per il tuo bene. Quindi dirlo in maniera molto esplicita, molto aperta, molto questo aperta. È il suo consiglio. Sì. Sul cyberbullismo teniamo conto di una cosa, tendenzialmente è un po' più facilitato, quindi come dire, ce n'è un po' di più all'interno della rete. Perché? Perché semplicemente chi tenderebbe ad essere aggressivo e a sottomettere gli altri bambini in rete si sente un po' più autorizzato, chiaramente è schermato. Teniamo anche conto che ci sono alcuni tratti che predispongono alcuni bambini a subire il cyberbullismo, cioè bambini eccessivamente adattivi, che tendono ad accettare un po' tutto dagli altri, che temono di perdere il contatto con gli altri bambini. Quelli sono bambini che tendenzialmente possono più facilmente cadere in queste trappole. Diciamo che la rete, come per tutte le altre generazioni, amplifica determinati stati anche psicologici. Certo, assolutamente sì. Li riproduce e li amplifica. Grazie davvero al dottor Michele Canil, grazie il quale abbiamo fatto un focus sui bambini alla prova della pandemia, tra nuove e vecchie paure. Io vi saluterei oggi, dopo rientriamo per un breve aggiornamento, ma vi mostrerei in ultima battuta un bellissimo video che arriva da Cortina. È di fatto il video dei carabinieri celebrativo di questo grande evento. Vediamolo insieme. Anche l'arma dei carabinieri quindi a Cortina 2021. Ci siamo collegati con la nostra Tiziana Bolognani in apertura di questa diretta. Oggi doveva essere l'avvio ufficiale alle gare, ma c'è stato un problema dovuto al maltempo, una forte nevicata nottetempo, è stata annullata la prima combinata, ma insomma ci sono 2 settimane a disposizione e questi sono i rischi connessi a questo tipo di eventi. Ieri sera c'è stata l'apertura, decine di milioni di telespettatori collegati da tutto il mondo per quello che è il primo evento iridato della stagione in piena epoca pandemica. Ma per oggi è davvero tutto. Vi abbiamo mostrato la diretta da Marghera. Rientreremo in studio questa sera con il TG regionale a partire dalle 18:30.